cosa fosse l'Insday, come diciamo, fosse effettivamente nato. Allora, diciamo che effettivamente che forse è nato da una serie, diciamo, di situazioni che richiedevano la necessità effettivamente di promuovere il software libero a livello nazionale, o meglio, di conseguenza, diciamo, l'open source, o meglio, non mi soffermo sull'open source perché a breve, cioè dopo di me, interviene Giovanni e spiega più nel dettaglio di che cosa si tratta. Diciamo sostanzialmente di iniziare a dire che effettivamente a porre l'informatica come effettivamente come qualcosa che vada al di là forse dell'aspetto che è, diciamo, puramente tecnico, ma ha anche degli aspetti, diciamo, sociali, soprattutto spesso di cercare di capire che effettivamente che oltre ad un determinato tipo di sistema che noi siamo abituati a utilizzare sui nostri computer, ci fossero effettivamente altri modi per accedere alle informazioni memorizzate ai nostri computer. Per cui effettivamente questo, diciamo, è fondamentalmente il concetto di un sistema operativo, cioè un qualcosa che facilita l'utilizzo effettivamente dell'hardware in generale, dove per hardware si intende, diciamo, ferraglio. Oggi, diciamo, vedremo che effettivamente che questo concetto effettivamente di interazione che ho detto oggi di ferraglio, mentre prima eravamo abituati che, diciamo, dovevamo interagire esclusivamente con un personal computer o effettivamente, diciamo, dei dispositivi ad hoc che si trovano sulla posta, oggi più che mai, quando diciamo che deve interagire, diciamo, con le cose effettivamente, quindi conseguenza con la ferraglia, oggi, diciamo, il concetto è più che mai valido, perché un sistema operativo oggi si interfaccia, si apre effettivamente a tutta una serie di opportunità, a tutto effettivamente il mondo che sta cambiando. Cioè, vale a dire, noi adesso più che mai iniziamo a toccare l'informatica con mano e renderci conto come effettivamente il sistema operativo che è Linux, appunto, nella fattispecie, si interfaccia sempre di più con le cose che stiamo, diciamo, quelle che ci circondano. Tanto è vero che si parla sempre di più di Internet of Things. In realtà Internet di per sé, diciamo, è il protocollo che ci consente di interfacciarci con le cose, però effettivamente per poter gestire questo protocollo dietro ci stanno comunque sempre, quindi per mandare avanti, dei sistemi operativi che sono, diciamo, sempre più, diciamo, complessi e che, diciamo, girano ovunque. Infatti adesso il sistema operativo ce lo troviamo su un telefonino, e quindi con senso parliamo di smartphone, cosa che effettivamente nel 2007, quando noi già abbiamo portato il Linux Day, però, diciamo, già precedentemente il Linux Day era già esistente effettivamente negli altri, diciamo, in Italia, cioè effettivamente già era una manifestazione celebrata, però, diciamo, chiudendo il discorso, oggi il sistema operativo si deve occupare un pochettino di tutti gli aspetti, diciamo, della società. Per cui noi, oltre a vedere, e questo ci farà sempre, diciamo, più paura, però inizia anche a farci capire l'importanza dell'informatica nel mondo adesso. Oggi noi praticamente l'informatica fa parte sempre di più della nostra vita, e allora sempre di più diventa importante un concetto, cioè che chi gestisce le cose sia un sistema, voglio dire, aperto, cioè vale a dire che noi possiamo effettivamente avere una garanzia fondamentale, cioè che noi possiamo disporre effettivamente del codice sorgente. Perché altrimenti cosa succede in una maniera del tutto paradossale? Che
se noi lavoriamo con un sistema chiuso che a noi ci manda delle informazioni con le, sulle cose che noi interagiamo tutti i giorni, è chiaro che è in grado, diciamo, chi effettivamente chiude questo sistema e quindi ha la possibilità di metterci in mano, di controllare inevitabilmente la nostra vita. Controllare la nostra vita significa che oggi più che mai noi affidiamo i nostri soldi, diciamo, all'informatica. Vediamo come da ora in avanti, e questo lo vedremo con quel concetto che vi dicevo prima, Internet of Things, affidiamo la nostra casa e quindi con il concetto di domotica ad un sistema operativo. Oggi infatti vediamo Marco ci presenterà un semplice progettino dove lui effettivamente da remoto controlla, effettivamente simula il controllo dell'apertura di un cancello tramite, effettivamente, tramite una scheda che si chiama Arduino, che sarà sempre di più presente nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, senza, diciamo, che noi ce ne rendiamo conto. Quindi effettivamente controllano le transazioni bancarie, perché ormai sempre più le banche si orientano verso, diciamo, lo smartphone, controllano, diciamo, la nostra casa, perché, diciamo, il sistema operativo controlla la nostra casa per questo concetto che stiamo esprimendo, che è un concetto che adesso ci sembra, diciamo, alla base. E adesso, diciamo, per renderci sempre più conto di come effettivamente la nostra vita sta cambiando, noi effettivamente portiamo, molti di noi hanno, diciamo, hanno contribuito e contribuiscono, a brevi giorni arriveranno nel nostro laboratorio la stampante 3D. Questo ancora di più ci renderà conto come un oggetto adesso può essere effettivamente materializzato del software. Quindi il software diventa qualcosa di concreto, diventa effettivamente, diciamo, un oggetto che noi siamo abituati a toccare. Questa è la realtà con la quale adesso ci stiamo avvicinando, ma in realtà non è un futuro, ma è un presente. In alcuni posti addirittura può essere considerato un passato, cioè un passato di alcuni anni, perché da noi in alcune situazioni arrivano dopo le cose, come dicevo, della stessa stampante 3D che stranamente, in maniera pure paradossale, proprio luogo della provincia che siamo qua, non c'è un posto, effettivamente almeno io non ho avuto modo di vedere un posto che venga esposto e che sia, diciamo, funzionante. Speriamo di riuscire a portarlo e che sia usufruibile un pochettino a tutti quanti. Quindi noi, quindi capita adesso l'importanza nella realtà odierna del sistema operativo, è bene capire, senza fare allarmismi, l'importanza che questo sistema operativo sia aperto e che quindi che quel sistema chiuso, una fattispecie Windows, che era stato introdotto nei nostri calcolatori e che veniva utilizzato e che viene dato, diciamo, nei vecchi computer, dato per modo di dire, diciamo, perché poi effettivamente io dico che comunque Windows veniva dato, cioè, perché parliamoci chiaramente, le licenze le pagano le aziende, è vero, che quindi consentono comunque a Windows, forniscono un grande introito, però quello che, diciamo, sta alla base del concetto, che è chiaro che l'utente di casa, io almeno Windows, onestamente a casa, ce l'ho avuto sempre gratuito, quindi il concetto non sta nella gratuità, cioè del software, quindi dice sì, è gratis, ma il concetto sta in un punto basilare, cioè che il codice deve essere aperto e usufruibile a tutti quanti, previa la nostra libertà, previa soprattutto il fatto, libertà, che prima vedevamo in un semplice concetto, se noi andiamo a prendere dei documenti datati nel 97, giusto? E noi oggi li volessimo aprire con uno strumento che può essere il Word 2013, tanto per citare la
suite, diciamo, di Windows diventa impossibile, perché quel formato è effettivamente un formato chiuso e quindi inaccessibile. Ciò vuol dire che quello che abbiamo scritto noi nel 2007 può essere che adesso, ad oggi, non sia più leggibile, mentre noi oggi, gli scritti, diciamo, per dire, delle Leopardi che abbiamo visto in formato Word, noi riusciamo a leggerli. Cioè vuol dire che addirittura in un nostro futuro ci potrebbe essere una cosa che effettivamente è bruttissima, se voi considerate, se andavamo verso quel tipo del mondo chiuso, che effettivamente che noi, se Leopardi prima era, diciamo, censito tra virgolette dal mondo, diciamo, cosa, noi non sarebbe arrivato oggi. Cioè, perché solo i documenti che erano stati passati, quelli che si volevano far passare, sarebbero arrivati. Quindi anche la libertà di espressione e di parola sarebbe stata fortemente compromessa. Ok? Quindi qua, da qua l'importanza della nascita, diciamo, del codice aperto, di tutto il movimento che effettivamente noi diciamo essere New Linux. Perché, diciamo, Linux è semplicemente il kernel, diciamo, il cuore effettivamente di questo sistema operativo. Però chiaramente un sistema operativo come quello di oggi si interfaccia con il mondo e quindi è chiaro che non può essere gestito da un unico progetto, ma deve essere gestito effettivamente da N progetti. Da N progetti che devono essere, tra virgolette, regolamentati da licenze, o meglio da standard ben definiti, che devono garantire quei requisiti di libertà di cui noi parlavamo in precedenza. Questo effettivamente, diciamo, è quello il motivo per cui effettivamente si celebra, sembra che parliamo di una messa, perché io prendo la parola che ha messo Giovanni nel volantino, celebra, che diciamo che è scritto celebra, si celebra, celebra la cosa, si celebra, sembra che c'è una cosa, diciamo, religiosa, di una cosa, in realtà diciamo no, che effettivamente si dice è importante che Linux venga diffuso, perché diciamo Linux di per sé ancora, nonostante se ne parli e nonostante, diciamo, abbia, diciamo, questi requisiti di libertà, è ancora poco utilizzato e poco diffuso nelle nostre scuole, in tutti gli enti, diciamo, dove ci interfacciamo. Ed è inutile che diciamo il contrario. Spesso sento effettivamente delle frasi scontate, ma è poco stabile, va bene per i sistemi, diciamo, vecchi, è fatto, diciamo, da smanettoni, tutte cose effettivamente ormai è solo per esperti. C'è le altre critiche che fanno, cioè c'è cose che non è affatto vero, anzi, per chi lo vuole provare, diciamo, là dietro, anzi, adesso è al contrario quello che succede. Per renderlo più accessibile, Windows copia da Linux. Adesso ha messo le quattro schermate, cioè la possibilità di aggiungere delle facciate che, diciamo, Linux sono presenti da una vita, cioè di avere più testo, oppure, diciamo, altre cose che hanno già presente in Linux. Quindi per dire che effettivamente, diciamo, che anche tutte queste diciamo, critiche che vengono fatte sono effettivamente, diciamo, semplicemente perché non si ha la voglia di cambiare strada e perché soprattutto, io non è che dico uno è vero, abituato ad un determinato sistema che ti viene imposto nelle scuole oppure nei tuoi primi computer che vai ad acquistare, è chiaro, dici, ma perché cambiare sistema se hai già quelle cose da fare con un sistema? Ok? Ed è proprio questo il punto per cui nasce effettivamente, diciamo, associazioni come queste, che vogliono in un certo senso, diciamo, garantire questo tipo di libertà, ma soprattutto far sì che effettivamente che quello che è il nostro primo computer, questo ce l'abbiamo, deve essere un obiettivo che cercheremo di porci, che il nostro, che il primo computer generale non sia più un computer chiuso, ma un computer, diciamo, aperto, quindi conseguenza con un sistema operativo, diciamo, aperto, e che quindi conseguenza abbia alla base il kernel Linux. Quindi questo, diciamo, è quello che effettivamente è la nostra cosa. Adesso, su questi concetti, come la libertà, diciamo, del software, è open source, questi concetti che ho detto, diciamo, in generale, magari vi fa una correlata un po', diciamo, più
meglio, pure storica, me la fa Giovanni, che è il primo intervento. Poi aspettiamo la gente che viene. Quindi è il secondo intervento. Quindi parlerà prima, quindi quel discorso che vi facevo, come effettivamente l'informatica entra sempre di più in Internet of Things, Marco, che diciamo, è lui che ha realizzato quel concettino, diciamo, del cancello che si interfaccia tramite quella scheda Arduino, che è da un anno che ci smanettiamo, ci divertiamo qua all'ACLAB. E poi ci sarà un altro punto fondamentale, perché un altro punto cruciale effettivamente dell'informazione, abbiamo detto sullo smartphone che noi ci troviamo, io ho parlato delle transazioni bancarie, però in realtà sullo smartphone ormai abbiamo tutto, perché c'è un navigatore che quindi di conseguenza ci guida la nostra macchina, cioè meglio ci aiuta a guidare, e spesso ma anche questo è un software chiuso, quindi c'è, cioè, ti può portare, o meglio farti vedere solo le zone che dice lui, cioè mettertele in risalto, no? Magari in una determinata maniera, quindi pubblicizzare alcune cose piuttosto che altre e tenerne oscure, diciamo, altre, voglio dire. E quindi con senso parleremo di un software che è OpenStreetMap, parleremo della nostra comunicazione, perché noi Telegram ci aiuta e abbiamo deciso di utilizzare Telegram piuttosto che WhatsApp, e questo ce lo dirà, diciamo, perché ce lo spiegherà meglio Giovanni. Quindi effettivamente quest'anno è orientato un pochettino più ai dispositivi che dicevo io, spazi, quindi a un Linux. Infatti, diciamo, il titolo è Freestyle, perché effettivamente quest'anno il sistema operativo non è più sul personal computer. Il sistema operativo è ovunque, è sulle cose, cioè è nelle nostre case. Questa, diciamo, è una realtà dei fatti ed è un presente, quindi questo ce ne andiamo conto. Chiaramente non poteva mancare per chi effettivamente, diciamo, è un appassionato, l'intervento di Domenico, che è puramente per chi è sistemista, si occupa, diciamo, del sistema, ma non solo, che sul file, sulla varietà dei file system presenti attualmente, lo stato dell'arte, di Linux in generale, qualcosina, sì. Cioè, quindi che ci sono stato proprio di Linux più o meno, diciamo, al momento, più o meno, riguardo solo al file system, che sono una parte del sistema operativo, no? E tutto. Quindi iniziamo con possiamo fare anche degli interventi noi, o è chiaro. Io c'erano due punti che volevo sottolineare. Mi sono dimenticato l'intervento. Un altro intervento che diciamo dimenticavo, che però questo, diciamo, è orientato, è effettivamente che è Octave. Forse interessa più, spero che venga, non interessa un pochettino a tutti quanti, perché questo intervento che, diciamo, fa banda, effettivamente che non ho citato, è effettivamente un altro, diciamo, qui noi effettivamente vediamo come l'open source ormai si è arrivato ad un grado di, come si dice, di qualità, il termine giusto, tale per cui tutte quelle critiche che venivano fatte effettivamente, diciamo, sui programmi open source che sono instabili, che danno di meno e compagnia bella, sono effettivamente, diciamo, abbastanza superate. Io dico abbastanza perché chiaramente ancora ci sono dei programmi specialisti sul quale effettivamente, diciamo, però io dico sui programmi specialisti, spesso io dico che sono chi produce questi programmi che effettivamente si dovrebbero in un certo senso aggiornare, in un certo senso adeguare, iniziare a capire il senso di rilasciarli anche per Linux, cosa che sta sempre più avvenendo, e questo grazie anche, bisogna riconoscerlo, no, ai diversi, diciamo, gruppi che li promuovono, tra cui, diciamo, effettivamente un'associazione come la Free Software Foundation, che ci parlerà ma anche, diciamo, ai gruppi come il nostro, l'ACLAB, o, diciamo, il Linux Group.
potevo fare un piccolo intervento, aspetto che secondo me il tuo intervento è trascurato. Intanto un piccolo appunto, tu a un certo punto della tua discussione hai detto che il sistema operativo Windows è gratuito. No, è gratuito. Assolutamente, anzi, vi invito, c'è un bellissimo articolo di un blogger molto famoso che si chiama Attivissimo, che parla e vi spiega come poter non pagare, perché non è neanche semplice, non comprarsi il sistema operativo. Guarda. Comunque lui ti spiega come fare, a comprarti un computer senza, perché lo paghi. Questo è una piccola parentesi. Gratuito. Io volevo dire proprio questo, allora poi sembrerà una cosa strana, no? Cioè, però il fatto che io a casa non abbia mai pagato la licenza di Windows, quando l'ho utilizzato, è sempre a casa. Allora, non è un fatto, diciamo, ma neanche il fatto che si possa sbloccare ed averlo, diciamo, a casa senza pagare, non è, diciamo, affatto, diciamo, una scelta, diciamo, non è, diciamo, che c'è, cioè, che il pirata non è un pirata, diciamo, il cracker di turno nasca, diciamo così, è una scelta di cracker, c'è, cioè, perché è voluto dal mondo Microsoft. Cioè, se è una cosa strana, ma è voluto, cioè, è un paradosso prevoluto. Cioè, non è un caso, comunque io volevo aprire un'altra piccola aspetto che invece vedo, non è la prima volta che quando sento parlare di Linux, di sistemi operativi. Ciao, buonasera. È un aspetto che viene trascurato da tutti, e invece. Guarda questo. Un aspetto che è trascurato da tutti, quando io ho visto relatori su Linux, anche su internet, nei blog, eccetera, una cosa che viene poco trattata e invece secondo me è ormai il futuro, cioè il futuro prossimo di questi gruppi di potere di cui parliamo, che è il cloud. Cioè sono i sistemi operativi che non sono più sul nostro computer fisico, ma sono su internet. E noi abbiamo soltanto il browser davanti, che quindi non abbiamo più neanche fisicamente sistemi operativi sul computer, e noi usiamo i programmi che ci sono su internet. Ok, no, questo vi faccio un esempio banale, c'è una suite molto buona che fornisce Google, un sacco di servizi, per cui uno può avere davvero, quasi per l'uso quotidiano della maggior parte della gente, può anche non avere neanche l'hard disk fisico sul computer, può usare tutta la suite di Google e fare tutte le cose, che molte delle cose che fa la gente, tipo scrivere un file di Word piuttosto che un foglio elettronico, piuttosto che un programma di grafica. Anche, però se si perde la connessione si perde tutto. Ok, vabbè, questo è un altro discorso, però non perdi tutto, perché in realtà tu quando lavori su un foglio elettronico su Google, per esempio, se tu lo fai a casa e ti va via a corretto, oppure ti si rompe il computer e tu hai perso tutto il lavoro, su Google no, perché te lo aggiorna in tempo reale, cioè tu quando scrivi qualcosa, scrivi una casellina, un dato, lui te lo sta già salvando mentre lo scrivi, quindi è ancora più efficiente del computer, quindi l'appunto che mi fai tu è addirittura superato, perché non perdi niente lì, invece a casa puoi perderlo, perché elaboratamente va via corrente, non è salvato, anche se qualche programma può mettere il salvataggio di 4 minuti, lì no, lì appena lo scrivi te lo salva direttamente. È vero, è corretto quello che dice, ma non sono d'accordo con questa filosofia. Non parlo di filosofia, io parlo di aspetto da considerare, forse supera anche il discorso dei sistemi operativi su computer. Noi adesso avremo, io vi faccio vedere dei programmi di grafica, programmi di qualsiasi genere, che sono su internet. Secondo me il grosso del discorso si gioca in termini di servizi, di fruibilità dei servizi, perché alla fine in realtà poi quello che comanda secondo me sono i file, cioè il tipo di file che tu stai salvando è lì il nocciolo. Allora, se tu salvi in un programma che è open source, come diciamo tra virgolette,
o comunque molto diffuso, che è possibile usare dappertutto, voglio dire, il PDF credo che sia di proprietà della DOB, però sì, la DOB ha lasciato libera a tutti di poterlo usare, magari non sviluppare, ma di usarlo e poterlo... Loro lo chiamano alla funzione Bash, quindi uno Bash Flex, che non è ottica installare il programma sopra. Comunque, insomma, per esempio per i programmi di word processor, l'ODG, come si chiama quello di quello, ecco, quello è open source, è un formato libero, gratuito. Ecco, forse lì si può giocare qualcosa, nel senso che le prossime guerre saranno forse soprattutto sui formati dei file. È un aspetto da non considerare, da non trascurare, appunto il cloud. Secondo me il fatto che i sistemi operativi piano piano spariranno, secondo me spariranno, ma cioè sposteranno, allora, si sposteranno, diciamo che non è uno, cioè sempre, il concetto non si dice, cioè il discorso del sistema operativo, in realtà il sistema, cioè il termine, diciamo, il concetto stesso, diciamo, il sistema operativo di per sé è effettivamente, diciamo, insito, cioè non è che tu dici io il cloud perché non c'è un sistema operativo. Cioè no, tu hai il quello, cloud perché c'è un sistema operativo che tu non vedi nella realtà. No, no, il fatto che okay, il sistema, cioè, operativo il sistema si operativo sposta dal nostro computer a internet, questo è un sistema fisico, un sistema fisico, anche se non ha visto il faccio vedere. No, hai un terminale, cioè, si sposta sui server, un terminale, un browser e basta. Sì, ma tu non è che non c'è il sistema. Vabbè, tra tanti anni, non subito. Tu vedi solo l'interfaccia, però ci deve essere un sistema. Se sei operativo, sistema operativo non ce l'hai più tu, ce l'hai, in mano. Tu non c'è sistema operativo che tu vedi su browser, per forza, e che tu non vedi gli applicativi. No, questo è un pochettino, tra virgolette, un po' diverso. Sì. Perché il concetto è questo. Però la no, sistema operativo è come se io ti vedo. È come se io ti vedo in giro con la senza una cosa. È come se io ti vedo in giro con la in questo momento. Se tu hai un terminale che interpreta HTML, io puoi navigare su allora chiediamo questa decisione. Chiudiamo la confusione, chiediamo la confusione, allora uno, cioè fondamentalmente il cloud, cioè quello che tu vedi sul tuo posto non è un sistema operativo, ma perché c'è un sistema operativo, certo, che ti consente comunque di conservare. Quindi il sistema operativo non ce l'hai spostato più sul dispositivo, ma ti affidi fondamentalmente ad una serie di server, quelle che sono, che hanno comunque il loro sistema operativo. Quindi, ok, cioè quindi effettivamente diciamo il concetto che no, no, quello resta. Okay. Il fatto che si sposta fisicamente. Okay, quindi magari poi c'è un minimo di base. No, tu parli di informazione, dei dati, lo faccio operativo. O cioè sì, quello che è elaborazione dei dati. No, l'elaborazione dei dati, ma non l'informazione, diciamo, ma non il sistema operativo. Perché il sistema operativo, in questo caso qui, diciamo, è tutt'altro, diciamo. Aspetta. Però, siccome noi siamo acqua, noi stiamo parlando di parlavo di un aspetto che va considerato, quello per esempio già Microsoft ha spostato la suite Office, esiste anche Office Online. Certo. Tanto che io delle anche volte quando ho problemi di compatibilità, ma questo è il problema della Microsoft che sono sparsi in tutti i modi. E questo è il problema. Sì. Questo è un problema. No, 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 è una natura diversa. Al di là del sistema operativo, se andiamo comunque ad affidarci dei servizi che ci vengono offerti dalla rete, adesso gratuitamente da Google, da Microsoft, ma dall'altra parte c'è sempre qualcuno che detiene sia il software sia, sia i nostri dati, quindi diventa ancora più grave, perché il problema là si sposta, non è più un discorso di no, infatti il problema è questo operativo, il problema è che se da domani questi grossi enti, che ci vuole a dire da oggi tu devi pagare tocco per avere un file che è scritto 10 anni fa e che c'è sul loro server, quindi là è il concetto, secondo me è un pare estremo che si possa agire. Legalmente non si può. Sì, però come fa Facebook, i dati che metti poi diventano proprio così. Comunque affidiamo il nostro, cioè tutto il nostro, la nostra suite è anche oltre la nostra vita. Se parliamo di dati diventa anche la nostra vita. A un ente che oggi domani, cioè
sono enti che fanno business e basta. Piacciono andare su Facebook, vuol dire affidare, parlare dell'open source, parlare dell'open source vuol dire affidarsi a un qualcosa che nasce dalla volontà dalla passione di persone che vogliono rendere tutto quello che fanno al servizio della crescita. Parliamo di crescita dell'umanità, sembra un parolone, però parliamo di questo, cioè scegliere l'open source vuol dire scegliere di crescere tutti insieme. Scegliere alcuni altri prodotti vuol dire scegliere di mandare avanti un business soltanto di grandi consumazioni, basta. Quindi non è più significa scegliere di delegare la crescita e l'evoluzione di questo sistema che è cambiato, che cercheranno sempre solo di specularci, anche se non abbiamo la sensazione, la percezione immediata che ci stanno, che stanno speculando. Noi affidiamo tutta la tecnologia, tutta la crescita a delle multinazionali. Sì, però non sono tutti i mostri, non sono tutti i mostri dei multinazionali. Non sono tutti i mostri. Io sono, per esempio, un fan di Google, perché ha fatto delle cose, dei servizi al mondo, non è una persona al mondo, ha fatto dei servizi usando gli utili che ha fatto, ma gli utili che ha fatto li ha riempirati, secondo me, per dare dei servizi al mondo. Poi che abbiano in mano un potere spaventoso, che se ne approfittassero potrebbero fare cose pazzesche, su questo è il dubbio. Però non so, rivedete i progetti che ha fatto Google, già solo digitalizzare tutto il sapere umano, tutti i libri, l'ha fatto senza utile, ha investito i soldi, è quasi una fondazione, perché ha investito i soldi che guadagna per fare queste cose che sono bellissime, secondo me bellissime. Prima che facciamo una cosa, però non sono sempre siccome mostri. È nato effettivamente un dibattito in maniera, diciamo, naturale. Allora noi effettivamente lo mettiamo come ce lo riserviamo, cioè nel senso che effettivamente su quello, diciamo, che vediamo in generale adesso, e su quello effettivamente, diciamo, che sta nascendo adesso un dibattito, ci poniamo proprio come punto della scaletta di questo, diciamo, Linux Day, proprio questa forma, diciamo, di dibattito, magari subito dopo l'intervento di Giovanni, che accorcia, e allora, dopo che parleremo delle garanzie del software, apriremo proprio una specie, diciamo, di dibattito breve tra di noi, al momento, su questi argomenti, va bene, in maniera da consentire così magari a, certo, diciamo, di andare, diciamo, un pochettino a Alberto, che diciamo, comunque parla, aveva prodotto, diciamo, cioè di esporre la sua. Non so quanti di voi hanno sentito parlare di OpenStreetMap? OpenStreetMap non è altro, è un progetto collaborativo finalizzato a una realizzazione di mappe a contenuto libero. Naturalmente, come qualunque tecnologia open source, sfrutta i dati che sono online, quindi volendo anche usare gli applicativi fisici sul proprio computer, bisogna avere una connessione a internet, perché il software deve scaricare le mappe dai server di OpenStreetMap. Bisogna dire subito una cosa, che OpenStreetMap nasce come una raccolta mondiale di dati geografici, che è protetta dalla licenza Open Database, che non è la Creative Commons, perché la Creative Commons tutela il diritto intellettuale, l'Open Database invece tutela i dati. Non si parla di ortofotografia o fotorestituzioni, perché in ogni caso c'è un ambiente bidimensionale, questo è un ambiente vettoriale, la mappa è vettoriale e non è una nuvola di punti come succede con la fotorestituzione. I dati possono essere distribuiti e modificati da chiunque. Tanto è vero che per poter, diciamo, agire creare la propria mappa bisogna avere solo un paio di cose. Innanzitutto una connessione a internet, una registrazione sul sito di OpenStreetMap, e basta anche un semplice cellulare per mappare. Quindi chiunque
dover raccogliere dati, basta avere un Google Map oppure un navigatore, un GPS. Tanto è vero che queste banche sono pure distribuite per applicativi per periferiche Garmin, i classici navigatori, e possono essere letti da chiunque. Naturalmente i dati vengono gestiti tramite gli applicativi, e naturalmente sono, ora ve li faccio vedere, Mago è un'alternativa, questo è un oggetto di KDE, ed è un'alternativa a Google Earth. È uno dei pochi browser Virtual Globe che permette di gestire e di leggere i dati OpenStreetMap. Io osservo. Questo naturalmente nella sua evoluzione, che è nata nel 2004, ha dato origine a molti derivati. Li trovate qua i link. Naturalmente poi mettiamo la PDF direttamente sul sito, in maniera che chi è interessato possa scaricarlo. Sul telefono mio c'è Osmand che utilizza i data map suo. Vabbè, come facciamo? No, che invece di avere la connessione internet ti scarichi proprio tutta la mappa sul telefono. Questi sono alcuni software che supportano e che gestiscono, che permettono anche di modificare i dati. Naturalmente questo è il punto, la punta di diamante, perché tramite JOSM gestisce direttamente i dati, permettendogli anche di ricalcare le stesse mappe, quindi ottenere una mappa in vettoriale, non più cartacea o come viene dato originariamente dalla fonte. Naturalmente l'applicativo, essendo un formato, qualcosa che è cartografico, è legato al mondo della cartografia. Il programma lì della cartografia è questo qua, QGIS. Custa per Quantum GIS, ed è un programma che in genere chi fa cartografia, quindi geologi, architetti, ingegneri, dovrebbero conoscere, perché è quello che legge e permette di fare la mappatura anche di un territorio, un po' come fa AutoCAD Civil Map, con lo stesso funzionamento, però questo permette di avere anche altre funzioni integrate, tra cui il calcolo dei numeri, e soprattutto l'unica perché di questo qual è? Che per leggere i dati della mappa bisogna di un plugin che viene scaricato dai suoi repository. Questo invece, queste due schermate, questo è il più successivo. Perché l'ho messo? L'ho messo perché volevo far vedere con un software commerciale. Questi sono letti, sia GIS che City Engine, sono software commerciali, però permettono di usare una tecnologia che è open source. Questa mappa non è altro che fatta, scaricata e aperta in programma. Il file OSM, perché è un'estensione l'estensione di OpenStreetMap e l'OSM. Questo è più legato all'ambiente cartografico. Mentre questo è un programma 3D che è City Engine, che succede solamente a creare città. Come, scusa? Questo crea solo città. Questa finestra mostra come questa area di cittadina è originata da una pianta yogurtina con l'estensione SM. Questo è un programma che crea cataloghi cartografici, e questo è il programma che vi dicevo prima, JOSM, che non fa altro che permettere di ricavare in vettoriale, tramite il calco, la piantina direttamente dal satellite. Nelle foto dice? Sì, sì. Fa disegnare. Sì, ma questo ma le foto uno dove le recupera? Dei satelliti. E sono libere anche quelle? Sì. Sono pochissime dal satellite che sono proprio con licenza commerciale. Okay. Ci sono. Però queste sono open source, sfrutto tecnologia open source. Dico, ma queste? Questo non può essere pure la prima. Quindi uno si può mappa, disegnarla e renderla fruibile a tutti. Sì. Questa è l'idea. Sì. Cioè
è quella terziando rispetto alle marche della concorrenza. Che sono libero. Sì, no, accuratezza, no, come accuratezza dipende da come sono aggiornate le immagini sotto il dato. Perché in ogni caso, se tu ricalchi, può darsi che ci sia un errore di sfasamento rispetto alla cartina. Cioè, la cartina viene sfasata rispetto all'immagine satellitare. Per esempio, sulle vie, a Osman, là, alcune vie non me le trovo. Tipo, metto la via di casa mia. Sì. Non risulta. Mentre su Google Maps, sì. Perché sto dicendo su accuratezza. Perché probabilmente ci sarà stato qualcuno che ha mappato la zona. Hai il lavoro da fare, non sono in casa. Che devono mappare. Sì. Infatti all'inizio ho detto il progetto collaborativo, è aperto a chiunque. Quindi basta scaricare un client qualsiasi. Sì, sì. E quindi tu l'hai sviluppato via di casa. Catanzaro è sviluppata e segnata, Catanzaro dico. Catanzaro sarà sul territorio. Sì, no, cioè. Basta andare su sitopers.org. No, le strade ci sono, magari non c'è scritto il nome della via. Oppure manca per esempio... E questo sarebbe un lavoro che potremmo fare. Se posso, gruppo, posso fare una domanda? Se c'è qualcuno che ha voglia di fare uno scherzo e mette dati falsi? È una comunità, gli altri controllano. No. E dicono guarda che quello sta scrivendo cose sbagliate. È un po' come succede con... Non è possibile. L'idea è quella, insomma. Perché in ogni caso... In ogni caso viene fatta la cosa, in OpenStreetMap tu devi avere la registrazione, perché altrimenti puoi solo visualizzare, non puoi modificare. Quindi richiede registrazione per via... Quindi sei conosciuto e non puoi... Se vedono che scrivi cose sballate ti escludono dal sistema. È un po' come Wikipedia lo stesso, è fatto tutto su quello italiano. Però se uno inizia a scrivere cose strane, intanto devi essere scritto per poter pubblicare. E poi se scrivi cose strane viene escluso. Sì, sì. Allora, come posso utilizzare le mappe? Semplicemente in due modi. O facendo una conversione tra OpenStreetMap e SVG e utilizzo questo applicativo, uno di questi due applicativi, o Mercator, che permettono di convertire OSM in formato scala, per esempio chiaro. Oppure tramite plugin. Quindi mi scarico il plugin. Mi scarico il plugin del programma che mi interessa. Ci sono le sedie, sedetevi. Però silenzio, ragazzi. Il programma che mi interessa. Ho un sette. Non sono te, però in silenzio. Ok, quindi nel ridere qua? Ok, grazie. Non si scambia. Utilizzate col programma che uso normalmente. Questa è una schermata. Questa è direttamente importata da OSDM, OSM, tramite modifica. E qui ho lo stesso utente, che con lo stesso programma, non ha fatto altro che estrudere la pianta e ottenere la città. Quindi questo lo fa direttamente, lo sviluppa direttamente. Poi dopo il Blender e importi lo OSM. OSM e lo gestisci come una mesh all'interno del programma. E lo converti in SVG, Blender. No, lo lavora come OSM. Come OSM. Poi questi sono alcuni servizi che naturalmente si trovano su internet, che offrono sempre disponibilità verso gli OpenStreetMap. Ma gli spettacoli come sono andati? È una cosa nuova. Sì. Vabbè, come abbiamo detto prima, il primo a essere utilizzato è il GAMP come dispositivo. E naturalmente. Sì. GPS, ci sono cellulari. No, voglio dire, cellulare è tutto un tonno. Si trovano anche delle versioni per i navigatori. Naturalmente, cosa dire, sono tutti i software che sono per cellulare. Qua ho orientato solo qualcuno. Quindi un navigatore che invece usi questi dati
C'è, sì. Ci si trova. Parla di Osman. Ah, Osman, questo è un navigatore per cellulare. Scaricato sulla mappa lì, luci come se fosse Google Maps. Okay. Dove hai detto che non è l'unica cosa che non è possibile inserire i nomi delle vie, giusto? No, non lo so. Ma quindi funziona come gli altri navigatori, che lo scarico sul telefonino e poi lo faccio vedere. Ah, lo devo provare. Poi qua ci sono altri software del genere che è l'invito, non è che è ho dentro in silenzio qui. Quindi comunque può funzionare questo totalmente offline, no? Senza una connessione internet. Scarica tutte le mappe, come per esempio la IR di Nokia, no? Che scarica tutte le mappe e funziona anche senza la connessione internet. Sì. Necessita solo il GPS. Io ho dovuto mettere una micro SD perché le mappe sono pesanti. Saranno molto... Puoi scaricare tutte le mappe del mondo. Ma questa è la mappa generale, io proprio il navigatore. Quello. Ah, cioè, c'è la funzione. Puoi fare la distinzione. Ah, okay. Comunque l'importante è che c'è. Io uso cosa che però ho scaricato, uso Waze. Ci sono domande? Per le mappe si utilizza il giorno. Se uno fa molto OpenStreetMap. Non è di Google. Ma non è, è uno a pagamento che io lo scarico per il telefonino. Tra l'altro lo uso sul tablet. Cioè. Aspetta. Una specie di tom-tom, insomma. Sicuro non è il SIGIC. SIGIC, bravo. Mi ha salvato un paio di volte. Ma io lo uso anche all'estero. Sì, io proprio all'estero mi ha salvato. Le mappe. Sì, sì, scaricate le mappe in albergo e via. Benissimo, perché giravo in macchina, è andato benissimo. Alberto, scusami, per fare i polinomi, no, degli edifici. Che strumento utilizzi? Sempre in OpenStreetMap oppure dello Allora, il ricalco vettoriale è fatto con Jolly, perché permette poi tramite unione di punti, quando tu ricalchi quello spazio che tu visibile, poi torni alla schermata di Jolly. Di... No. Jolly, torni alla schermata di dove c'è lo Jolly. Jolly, sì. Questi qua sono altri, sono i punti fatti con il pernino di benzina. Queste sono linee vettoriali. Quindi tu ricavi lo spazio con il mouse normalmente per delimitare l'area del, dove sta l'edificio. Però queste sono molto. No, su Google fanno anche i 3D, c'è qualche città però sono raffinatezze. In generale basta già la pianta, basta la pianta. Ma anche lì comunque molto, c'è pure molto volontariato in Google, per esempio questi 3D eccetera, sì, sono molti sono fatti dai volontari, invece le strade quelle le sapete. In MapMaker i diritti sono comunque al di là delle cioè parliamo pure di opportunità legate all'open source, cioè adesso stiamo avendo un software open source che magari paragonato a un software magari chiuso di Google, uno dice cavolo però Google è più bello che da questo. Però spingere Google vuol dire spingere soldi soltanto esclusivamente nelle tasche di Google. Spingere questi prodotti qua, spingere l'open source in genere. Cosa vuol dire open source? Vuol dire che io, sviluppatore a Catanzaro, senza dover niente a Google, io mi posso mettere con quattro amici a sviluppare un software basato su queste mappe e far crescere una realtà commerciale Catanzaro basato su cioè grazie a questo mondo. Questa opportunità che Google non ti darà mai, che mai non ti darà mai. Questo vuol dire software open source, non software, non software. C'è un set di app, questi capi si chiamano OpenLayer, ora che la versione 3. Devi fare tutto il vento, in un modo o nell'altro, perché così, John, siccome siamo andati molto sulla tangente, allora è bene, diciamo, che Giovanni, a questo punto, perché rischia questo progetto. Sì. Marco, quanto devo iniziare ancora? Guarda, a questo punto è bene, diciamo, che così, John. Naturalmente questo serve anche chi fa, diciamo, deve lavorare con dati che vengono dai satelliti Landsat, o chi deve fare gestione di file dam,
cioè sono file territoriali, cioè proprio il territorio fatto in 3D. E questi sono liberamente usabili, sì, anche sì, per attività commerciale, per qualsiasi cosa. Sono 100%. È importante che tu li pubblichi i dati che diventi disponibili. L'unica cosa è che... Devi citare la fonte, basta. So. L'unica cosa è che OpenStreetMap la conoscenza dove hai preso la fonte. Citare la fonte. Anche perché poi i dati sono anche affidabili, perché ci sono sia dati ufficiali fatti da agenzie governative, sia, non so, sia anche da altre persone. Cioè, ci sono, non è andato OpenStreetMap, la prima che ha partecipato è stato Yahoo. Poi è venuto anche Bing, Microsoft, che ha dato i dati. E così via. Noi adesso abbiamo ruotato bene o male intorno, Maurizio ha fatto l'intervento giustamente spiegando quello che ha detto, però abbiamo sempre ruotato intorno effettivamente in maniera un pochettino così alle esigenze, dobbiamo parlare, però avevamo preparato proprio perché è giusto, perché molti non hanno conosciuto l'intervento, proprio che doveva essere in realtà subito dopo il mio, anche adesso Giovanni diceva comunque sia facciamo, diciamo ormai che è, sulle varie licenze e si vede diciamo sul mondo dell'open source, cos'è effettivamente l'open source, perché di noi diciamo noi abbiamo detto sì, è bene che i dati siano aperti per il discorso di libertà e ci sono delle licenze che li regolano, però diciamo è bene che diciamo a questo punto qua approfondire questo argomento, e quelli che di solito hanno seguito il corso Linux lo troveranno ripetitivo e quant'altro, però è bene diciamo, affrontarlo per tutti diciamo, quelli che vanno nazioni, diciamo, sì. Come vedete, lì sono due parole, GNU e Linux. Noi di solito per convenzione diciamo Linux per definire il sistema operativo, però tecnicamente si dovrebbe dire GNU Linux, e adesso vediamo il perché. Oggi Linux Day è la principale manifestazione italiana dedicata al software libero e condiviso. Software libero e condiviso, Linux o meglio ancora perché Linux. Innanzitutto definiamo cos'è un sistema operativo. Un sistema operativo è un insieme di componenti software che rende operativi computer, apparati, dispositivi informatici. Questo qui è un computer, questa è una scheda madre. Questo qui è un processore. Si assemblano i vari pezzi, si mettono in banchi di memoria. Per farli funzionare c'è bisogno di un software. Senza il software è solo per l'aria. La parte che fa funzionare il computer si chiama kernel. Ma vedremo più tardi cos'è. Prima definiamo cos'è l'open source. Allora, spesso vedete con le parole FOSS o FLOSS. Dica, sarebbe l'acronimo di Free and Open Source Software oppure Free Libre and Open Source Software, la stessa cosa. Questo qui è il codice sorgente, l'avete sentito dire prima da Domenico, si vede un poco male, in pratica è il codice scritto in un determinato linguaggio di programmazione che una volta compilato la macchina, il processore può eseguire per far funzionare il computer. Ok, negli anni 80 quando si cominciava a sviluppare il software diciamo era aperto, poi piano piano le varie aziende hanno cominciato a renderlo chiuso e hanno creato delle vere e proprie leggi tipo sul copyright, cioè l'ho fatto io, appartiene alla mia azienda, tu non lo puoi avere. L'uomo, diciamo i due uomini che hanno rivoluzionato il mondo dell'informatica sono due, il primo è lui, Richard Stallman, nato nel 1953 a New York. Nel 71 si laureò con lode alla Harvard University in fisica. Lavorò nel laboratorio di intelligenza artificiale e si unì ad una comunità hacker. Cosa successe in quegli anni? Nel MIT, cioè nel laboratorio dove lavorava, arrivò questa stampante.
stampante era posizionata su un piano, serviva vari piani dell'istituto. Poi immaginatevi tutte le persone dell'istituto che dovevano stampare, immaginatevi il casino che poteva succedere. Che cosa venne in mente Richard Stallman? Gli venne in mente di creare quella che oggi abbiamo tutti nei computer, la coda di stampa. Quando uno stampa c'è la coda di stampa che ti dice se la stampa è terminata, se è in attesa, li puoi mettere la priorità, ti dice se la stampa si è inceppata. Facendo questa cosa avrebbe reso più efficiente il lavoro di tutte le persone, perché uno manda in stampa il documento e rimane a lavorare, quando la stampa finisce esce l'avviso, stampa finita, mi alzo e vado lì. Allora gli venne in mente questa idea di creare questa coda di stampa. Chiese ai proprietari della stampa, che all'epoca erano una Xerox stampante laser, una delle prime, chiese alla casa produttrice, al codice sorgente per modificare e creare questa coda di stampa. La casa madre gli disse no, non te lo possiamo dare perché il software è nostro, mi dispiace. Dicevo, ma dammelo che faccio questa cosa. Gli hanno detto di no. Allora gli è venuto in mente di creare da solo questo programma. Prese un codice sorgente di una vecchia stampante, lo modificò, andò da loro e gli disse ve l'ho creato io, prendetelo e distribuito. Gli hanno detto no, non possiamo perché per legge appartiene a te. Disse, ma io te lo sto dando, te lo regalo, cioè ne beneficiamo tutti. No, non possiamo. Allora gli venne in mente di creare il software libero, il progetto. Decise di creare il progetto GNU, cioè un sistema operativo libero basato su Unix. Per chi non conoscesse Unix, diciamo, è il padre dei sistemi operativi. Nel mondo esistono, diciamo, due famiglie di sistemi operativi, alla Unix o alla Windows. Come disse il mio professore, a Unix funzionano, su Windows evita di dirlo. Decisi di creare questo sistema operativo libero. Prima di farlo però dovevo creare una licenza, quindi creò la Free Software Foundation, che gestisce dal punto di vista legale queste licenze, e introdusse il termine copyleft, si vede lì in basso a destra, magari se c'è tempo la vediamo dopo. Le licenze erano queste, 4 permessi ci sono. Il primo, l'utente deve essere libero di utilizzare il programma per qualsiasi scopo. La legge 1, l'utente ha la libertà di modificare il programma per le sue esigenze. La 2, l'utente ha la libertà di distribuire copie del programma gratuitamente dietro compenso. Se ti do il programma, legalmente nessuno mi può arrestare perché ti sto dando il programma. E il 3, l'utente ha la libertà di distribuire copie modificate di qualsiasi programma. Se ho il codice, vedo bug o voglio ampliare le funzionalità, posso modificarlo e ridistribuirlo, e legalmente posso. Questa è un'astrazione ma vediamo un po' il dettaglio di cos'è un sistema operativo. Prima vi avevo detto del kernel, che è la parte più bassa del software che gestisce la scheda madre. Voi dite che deve gestire? Vabbè, tutti quei chip, ad esempio i processori, i processi quando vengono eseguiti, ovviamente voi sapete che vengono eseguiti più processi al secondo. Ad esempio il kernel gestisce lo scheduling della CPU, nel senso ogni lasso di tempo viene il programma 1, per tot secondi esegui tu le istruzioni, poi ti interrompo, svuoto i registri delle memorie, carico le memorie con altri dati di un altro processo, eccetera eccetera, e tantissime altre cose. E in pratica è la parte più, quella al centro, quella in rosso. Questa qui in rosso. La parte più in alto invece è quella che adesso vedremo, sarebbe GNU. C'è un insieme di librerie che servono ai veri programmi per funzionare. Questo è il dettaglio allora. Qui come vi ho detto c'è il kernel, qui in basso c'è l'hardware, cioè quello lì che vedete in basso.
a salire c'è il kernel che gestisce tutte le componenti hardware e poi sopra c'è il sistema operativo GNU con tutte queste librerie che vedete per far funzionare il sistema. Più in alto ci sono i vari programmi di sistema e i vari applicativi, quelli che dicevi tu prima, che il sistema operativo non lo avremo più, cioè in realtà lo avremo sempre, perché un computer ha bisogno sempre del sistema operativo. Magari gli applicativi andranno fuori. Per esempio c'è il sistema operativo di Google, Chrome OS, che gli applicativi stanno tutti sul server, c'è cioè proprio hard disk piccoli, tutti i dati stanno lì, però il sistema operativo c'è bisogno sempre. Per esempio, lo stesso discorso che ci sono con l'IA, la RIA Internet Application, cioè sono applicativi che sfruttano il interfaccia utente, in grosso. Allora, riferendoci al kernel, visto che dobbiamo parlare di GNU e Linux, come ho detto, Linux è il kernel, esistono varie tipologie di kernel. Linux è un kernel monolitico modulare, poi sono i kernel microkernel, esokernel, ognuno ha determinate caratteristiche. Poi le più diffusi, diciamo, sono il monolitico e il microkernel. Il monolitico è un sistema compatto, unico, indivisibile. Il microkernel invece tende a astrarre a livello più alto i processi meno importanti, come se tutto il kernel fosse processato da vari microserver. Linux è un kernel monolitico modulare, scelsero questo tipo di kernel perché svilupparlo era molto più semplice. Un microkernel è molto più complesso, può generare molti più bug rispetto al monolitico. Sistemi operativi col microkernel, che poi diciamo sarebbero ibridi, sono Windows e Apple. Linux invece è monolitico. Allora, una volta che Richard Stallman creò il sistema operativo GNU, gli mancava la parte più importante, il kernel. Siccome avevano deciso di fare un kernel che si chiama hard, che era microkernel, ci voleva abbastanza tempo per farlo. Dall'altra parte del mondo c'era questo ragazzo al secondo anno di università che gli venne la brillante idea di creare un sistema operativo suo. Ebbe diverse diatribe a livello tecnico con il suo professore Andrew Tannenbaum, un famoso professore di informatica, all'università abbiamo tutti i libri suoi, che aveva un sistema operativo che si chiama Minix, sempre basato su Unix. Linus voleva apportare alcune modifiche, però la licenza non glielo permetteva. Visto questa disputa, decise di creare un sistema operativo suo libero e partì dal kernel. Arrivò un giorno e scrisse via mail a tutti i colleghi dell'università: questo qui è il mio sistema libero, lo metto in rete, ampliamolo, non sarà né grande né professionale. È successo tutto l'opposto. Mise i sorgenti in rete, questa qui è la mascotte Tux, disegnata con un programma tipo Photoshop open source che si chiama Mini. Mise i sorgenti in rete e col passare degli anni aumentarono le linee di codice, 98 con 1.5 milioni di righe di codice, oggi siamo 17 milioni, cose del genere. Il programma che allora che successe? Visto che crearono questo kernel Linux, inglobarono GNU e Linux insieme. Cioè l'uno senza l'altro non può funzionare. Per convenzione noi chiamiamo Linux per definire il sistema operativo, però si dovrebbe dire tecnicamente GNU Linux. E il programma che diede successo a Linux fu l'Apache Web Server. Perché utilizzarono questo Apache Web Server? Perché era molto era un programma open source, permetteva di fare cose che gli altri sistemi proprietari non permettevano.
ad esempio di gestire più siti web tramite una singola box. E pensate che per esempio su, diciamo, 40.000 clienti vogliono un sito web, immaginatevi quanti computer avrebbero dovuto usare. Invece con una singola box potevano gestire vari server in un'unica box. Vediamo, sono scritto le note. Era più flessibile, più affidabile e più ampliabile. Insomma, più performante. Più performante. Più solo. Casualmente funzionava meglio su Linux, su GNU Linux, che su altri sistemi proprietari. All'epoca c'era Windows NT. Ok, i vari ISP iniziarono a usare Linux come sistema operativo. Un altro fattore che diede successo a Linux furono aziende tipo la Red Hat, che è un'azienda che, come voi sapete, l'open source di solito è gratuito, ma non è detto. Ad esempio la Red Hat è un'azienda che utilizza software open source e lo vende. Non vende il sorgente, nel senso che quando tu lo installi c'è una licenza. Con questa licenza loro ti offrono l'assistenza. Vedremo più avanti dove viene usato. Perché poi, proprio per la sua performance, Apache è stato scelto dalla maggior parte degli hosting. Ma a lungo andare si è costituito pure come fondazione, Apache Foundation, e ha dato origine a una serie di derivati. Cioè, tra cui c'è Apache Camel, che è una piattaforma per gestire il linguaggio di programmazione in Camel, oppure anche Tomcat, che è una generata di Apache, così via. Allora, ho fatto questo grafico per farvi capire l'importanza dell'efficienza del kernel. La prima riga mostra le parti in rosso sarebbero le risorse che utilizza il kernel per funzionare, mentre la parte in giallo, in verde, sarebbero le risorse che hanno i vari applicativi da usare. Secondo voi, tra le due, chi è meno tecnico se sia zitto, tra le due, qual è quella migliore come performance a livello utente? Perché? La maggiore spazio dell'applicativo. Esatto. Cioè, questo avere un kernel efficiente è meglio rispetto ad averne uno meno efficiente, perché dà più tempo, risorse ai vari applicativi. Spesso si sente dire che il software open source fa schifo, è instabile, va bene solo sui PC scarsi. Molti parenti miei mi dicono queste cose. Vengono e mi dicono, ma il mio computer, il mio Windows va lento, che posso fare? Gli dico sempre, cambia il sistema operativo. Se che dice, mettili Linux. Arriva lo zio, mi fa, no, ma Linux va bene solo per i PC scarsi, per farli resuscitare. Ma perché giustamente se lo metto sul computer potente non ho benefici, no? Allora, vediamo... Vediamo le piccole aziende che sviluppano e contribuiscono finanziariamente alla crescita di Linux. Si chiamano le piccole. Le piccole. Sì, un po' di... Di questo. Un marito. Con il passare degli anni di Linux Torvald, al momento vive in California, lavora nella Linux Foundation, che si occupa di fare da supervisore, al tempo stesso sviluppatore del kernel. Queste sono le principali aziende, membri platino. C'è l'HP, che guarda caso il livello di stampanti dal numero 1 nel mondo di Linux come supporto. Huawei la conoscete come l'azienda di reti. Vabbè, IBM e Intel diciamo la numero uno come supporto driver, come processori e vari chip. Per esempio quando uscì l'USB 3.0, Linux fu forse il primo kernel a supportare a livello driver questa porta.
la Oracle, che è una delle più grandi, forse la più grande azienda leader del database, vabbè, la Samsung, che guarda, guarda caso la Samsung Android è basato su Linux, invece di essere GNU Linux è diciamo Google Linux, anche se ci sono piccole parti di Google, però non è un GNU Linux, e si vede perché a livello di sicurezza è un po' però. E invece la Qualcomm cosa sviluppa? Quella lì, che però poi includono tutto nel chipset quando fanno i processori, sti processori hanno. Vediamo la Cisco, che forse la leader, non sbaglio. Della rete. Cisco è già di Facebook e Google utilizzano come sistema operativo nei loro server Linux, Hitachi, Panasonic. OpenSUSE, che è un'azienda che sviluppa una distribuzione di Linux, Toshiba, Toyota, pure Adobe. Adobe. Strano che la Google non usi Android. AMD, che è, diciamo, la seconda azienda dopo Intel nella costruzione di processori. L'ARM, che è un'architettura di processori. Broadcom pure chip di rete, se non sbaglio. Sì. Vabbè, gli altri non le conosco. Vabbè, c'è qua. Vabbè, la Divino, la Dell, l'Epson. Non piace a nessuno. No. Ma penso che al giorno d'oggi penso che non esiste molta gente che possa fare però almeno che possa prescindere dalla Linux, non esiste. Anche solo per usarlo come sistema per server, però ce l'hanno. No, Lexmark, no. LG, no, ma questo non dico quel che mezzo Nvidia, Nvidia fa parte pure. Tempo fa Linus Torvalds durante un'intervista fece il dito meglio all'Nvidia perché diciamo snobbava Linux come supporto driver. Da quel momento in poi le cose sono cambiate, in meglio ovviamente. Vabbè, PayPal, Red Hat, SanDisk, questa è Digital, quello che si sviluppa, gli hard disk, insomma, nel tempo oltre il 90% del codice sorgente di Linux non è stato scritto da Linus Torvalds. La versione iniziale era di 10.000 righe di codice e adesso diciamo, siamo a milioni. Poi altre aziende che usano Linux, guarda caso la Microsoft stessa, che lo usa come server per il suo motore di ricerca Bing, che ormai se n'è andato, è mezzo morto. Ma va ancora, c'è ancora, sì. Sì, no, c'è, c'è. Bing c'è ancora, ma mezzo andato. Soprattutto quando la città di ricerca non c'è Google. Sì, purtroppo sui motori di ricerca al momento non c'è nessuno migliore di Google. C'è DuckDuckGo, che è un sistema, un motore di ricerca, diciamo, che riconosce i dati dagli utenti, però non è a livello di Google ancora. La Microsoft utilizza Linux anche per creare un suo ambiente di virtualizzazione che si chiama Hyper-V. Poi la maggior parte dei supercomputer del mondo utilizzano Linux. Esattamente più del 94%. Diciamo, si intendono praticamente delle singole server
servono singole macchine che sono messe insieme tra di loro, cioè sì, con diversi meccanismi in mezzo che collaborano tra di loro, per cui vengono creati ad hoc per determinati tipi di situazioni. Questo, questo è il problema. Quindi tu ti troverai magari dove ci sono dei campi di contesto, come possono essere quelli del medio, il medio diciamo, su un singolo processo non ce la fanno. Allora devono utilizzare effettivamente l'insieme, ciò che si parlano tra virgolette tra di loro, questo è il termine, ma fanno, spesso sono dei cluster per esempio il nome, ma anche si utilizzano quei sistemi diciamo per di loro. Però è come la nostra chiusa, la gestione dei suoi dati. Non spoilerare però. Ce l'abbiamo un cluster nella Francia. Poi davvero. Sì, abbiamo un cluster nella Francia. Uno dei motivi che per cui viene usato Linux è la sicurezza. A livello tecnico è sicuro perché ci sono sono i permessi. Su determinate cartelle di sistema vari utenti non possono accedervi. Solo ad esempio l'utente di root è quello che può avere accesso a tutta la macchina. Gli utenti comuni, ad esempio se ti becco un virus, diciamo è quasi immune. Danno massimo che ti può fare, magari rovinarti qualche file nella tua cartella home, cioè tesserie, però a livello di sistema. Sono casi sicuri, diciamo. Cioè, a livello di casa non si parla di virus. Di sicurezza si parla a livello di aziende. Per rubare i dati o queste cose qua. Cioè. No. Sì, ma nelle aziende grosse, pure che c'è un disservizio per alcuni minuti fai milioni di dollari di danni. Un altro aspetto importante di Linux è la portabilità, cioè la scalabilità, cioè è talmente scritto bene che apportando alcune piccole modifiche si può riadattare per qualsiasi scopo. Ma vedremo in che campi. Ad esempio, come ho detto prima, si può usare per Android. Altri sistemi operativi sono Selfish, che non conosco. Quello lì è l'Ubuntu Phone, sistema operativo. È derivato da un sistema operativo che usava Nokia, mi pare Migo si chiamava. È derivato da quello perché erano gli ingegneri della Nokia che l'hanno sviluppato. Si viene già qualche annetto. Quello lì è l'Ubuntu Phone, un sistema operativo per cellulari che non c'entra niente con Android. Quello lì diciamo è veramente un sistema GNU Linux per telefoni. Speriamo che prenda. Chiede subito perché Android non è ma quindi Android è il grosso è basato su tecnologia di kernel e Linux, ovviamente il sistema operativo è fatto da strati però non è libero perché ci ha messo le mani Google. No, allora Android diciamo è libero tra virgolette libero in un certo senso che è appunto Linux è il kernel, tutto quello che diciamo viene sopra è diciamo sono la stratificazione del sistema, quindi effettivamente tu consideri quello che si interfaccia con il tuo hardware è sotto il kernel, che dà però semplicemente le operazioni fondamentali. Poi queste operazioni fondamentali servono per gli step successivi, cioè funziona un pochettino a stratificazione. Come una pila. Come una cipolla, yeah. Lei che è fatta bene. E quindi effettivamente diciamo che il punto centrale è quello, cioè sempre il kernel è quello. Linux. Dopodiché sono tutti gli step successivi, ognuno diciamo, che guardano i diversi colori della cipolla o diciamo forniscono diverse distribuzioni o quant'altro. E come se quindi, uno fa una distribuzione basata su Linux e che Android in qualche modo è una cosa del genere. Sì, il kernel è lì. Cioè come quindi viene interpretata la macchina. È come se fosse una distribuzione per cellulari basata su Linux, in qualche modo. Sì, ovviamente Linux, kernel, cioè come numero uno come sicurezza e tutto il resto. Non collaborano perché fanno schifo. Quella che ci ha lavorato dopo. Cioè, probabilmente Google però che sia soggetto obsolescenza e roba varia, perché dopo tre anni che era perché. Sì. Funziona uno comincia a ruotare. Si apre qualche processo solo per consumare risorse. Sì. Questo dopo tre anni devi necessariamente ruotare e cominciare a fare operativo, fare OS, pure lui se non sbaglio è basato su GNU Linux.
altri campi dove abbiamo usato Linux. La Dreamworks, forse la prima casa ad usare Linux nella computer grafica. Il primo film fu Shrek. Computer grafica fatto un po' di... No, è stato tutto di storia. No, la Dreamworks. No, no, quella era di Steve Jobs, la Pixar. La Pixar. La Pixar, il primo film in 3D intero fatto... Co-fondata, non fondata, co-fondata da Steve Jobs. L'unico merito che do a quell'uomo. No, ha fatto il metodo pure i contratti anti-suicidio. Vabbè, qualcosa era fatta, dai. Quello, per me è solo quello. Poi magari ti dico cosa ha fatto la realtà. Sia lui che quell'altro. La pizza è stata la legge del miglior potere era quella dei medici. Un'altra azienda che la usa è la ILM. La conoscete tutti, la ILM. Fu diciamo la PLM, fu la prima casa che creò gli effetti speciali, la fondò George Lucas con il suo primo secondo interstellare, quella che ha rivoluzionato gli effetti speciali nel mondo del cinema. L'hanno utilizzato in L'attacco dei cloni per fare la scena di Yoda che combatte qua a spada laser con Conte Dooku. Anche se io il primo film di fantascienza moderna che considero resta Kubrick, 2016 anni fa. Ma infatti tante cose le hanno prese, prese da lì. Però è stato davvero un sperimentatore. Qua ne hanno davvero inventato. Vale, infatti, se lo guardate ancora è visibilissimo. Lucas chiese a si è lui ispirato, sì, sì. Per i tecnici aiuto che aveva lui ha usato. Poi utilizzarono altri film come Avatar, Titanic, certo. Il Gladiatore, Il Signore degli Anelli, sia Il Ritorno del Re che il 2. Avete presente l'attacco al posto di Elmo? Sono 10.000 sono stati un software che c'era aspetto proprio io. Poi Harry Potter, Fantasia 2000, Men in Black e tanti altri. I programmi più usati sono Raids, Maya e Shade. Raids. Ma poi i corsi di animazione? C'è qualcuno nel gruppo che sa lavorare su queste cose? Mi piacerebbe. Ma l'unico di grafica che ne capisce pure. Allora, Roberto, ti sarò addosso. Blender, mi piacerebbe, non fa così, di imparare qualcosa. Abbiamo un altro blenderista qua. Per un po', per qualche anno ci ho giocato. Se mi ricordo. Poi un'altra azienda ovviamente, un'altra sconosciuta, la Disney. E poi una che proprio non conosce nessuno. È la Pixar. Che... vi ho detto prima c'è Renderman che è il motore di rendering. E altri film con questo che hanno fatto Gravity, quello con Sandra Bullock, poi Frozen, l'ultimo capolavoro della Disney. Questo è il Milo subito come Linux, se sono facendo più veloce di subire subito. Se vedete là in alto è Redet, l'azienda che vi ho detto che da Linux pagano. Ovviamente le aziende grosse preferiscono pagare per avere assistenza, nel senso che creano, hanno i loro armadi giganti di supercomputer, render farm, e installano Red Hat che stanno installando, essendo portabile, si può adattare per qualsiasi cosa, ottimizzato per questo centro aperto, sia adattabile e poi compilarlo ottimizzato per quella determinata macchina. E lì questo è un ambiente, non un ambiente grafico, con Red Hat. Questo qui è Olaf, il pupazzo di neve di Frozen, lo conoscete. Poi questo qui è un mostro di una serie di Doctor Who. Il sistema operativo è l'ambiente desktop e Fedora, si vede in basso a F. Ed è KDE come ambiente, KDE, si dovrebbe dire KDE. Questa chi la conosce questa? Chissà chi è? Non la conosce. Questo pure è Subnorm. Questo qui è il rettore della Monster University. Avete presente il film della Pixar Monsters e Co? Qua hanno fatto il prequel, questo è il rettore. La professoressa che scritta Hollywood sta preferendo usare Linux.
rispetto ad altri sistemi operativi come Windows e Macintosh, di solito sapevamo tutti che questi computer, sistemi operativi erano Macintosh, pure io sapevo così. Quando ho fatto queste slide, vediamo quelli quando ci arrivano, tutto Linux. Porca miseria. E li faccio vedere. Per la grafica, cosa che programmi tu, forse Alberto sei più ferrato. Per la grafica, su Linux, che programmi si usano? Cioè l'equivalente di Illustrator, eccetera. Cioè, ma sarebbe interessante provare qualcosa. Mi devi dare qualche input. Mi devi dare qualche. Magari mi converto. Sbaglio sono poi le vostre, molti scrittisti. Anche di quelle derivate. Comunque quasi tutti i più importanti animatori, artisti di effetti speciali sono utenti Linux. Una cosa che ho notato, spesso si dice il Mac, vende il Mac tutto compatto. Ovviamente se tu ti compri ogni singolo pezzo al massimo top di gamma, è normale che un Mac non corregge le prestazioni. Altri posti dove viene usato Linux, nei sistemi di intrattenimento degli aerei, gli schermi per vedere i film mettono un sistema operativo Linux che poi replica le immagini su tutto il televisore. Poi gli elettrodomestici, lo adottano anche molte aziende di volo per controllare il traffico degli aerei. Poi negli elettrodomestici smart, tipo quello che mostra, eccetera, utilizza il frigorifero dell'Electrolux, poi i router wifi, tipo quello mio che è andato che c'è OpenWRT. Per esempio OpenWRT è un sistema operativo basato su un sistema operativo Linux, lo utilizzano molte aziende, tipo la Buffalo, la Linksys, Asus, Netgear. Poi, ovviamente se ci sono dei bug, perché magari sono stati mal configurati o non aggiornati alcuni cose. Poi mi dispiace, per la regola numero 0 può utilizzare il software libero per qualsiasi scopo, lo utilizzano per mungere la mucca. Ed è usato ovviamente anche all'interno di alcuni televisori. Se guardate i manuali oppure di alcuni lettori da tavolo, nei manuali alla fine c'è proprio la licenza GNU, GPL. Si trovano tutto il smart TV sicuro. Se non funziona la televisione non è dovuto a kernel Linux, sono agli stati superiori. Ricordatevi che sono dei Linux è un po' importante. Vabbè, che lo controllano in tanti, quindi potere. È possibile che la giornata è sempre. Vabbè, poi ognuno se lo può riadattare come. Sì, no, quello è chiaro, però. Poi altri che sono sistemi di controllo del traffico, delle il Dipartimento Navale degli Stati Uniti, i droni, quelli che era meglio che usassero quelli, vanno a sparare missili sulla povera gente. Questo no, perché questo su poi vabbè il Pentagono ovviamente, l'NSA pure, con Linux puoi fare distro. Le distro sarebbe l'abbreviazione di distribuzione, sono il Pentagono pure si è fatto una distribuzione propria, in pratica mettono Linux in una pernetta, gli utenti quando lavorano al Pentagono, quando vanno fuori, invece di utilizzare il sistema operativo di altri, mettono la penna, utilizzano il proprio. Ed è progettato per la portabilità e l'utilizzo sicuro su qualsiasi macchina. Poi il sistema ferroviario giapponese, infatti è più puntuale al mondo, è indicato come sistema più puntuale al mondo. In Italia utilizziamo Windows. Ovviamente scherzo, non dipende dal sistema operativo, ma perché siamo in Italia. In Giappone passa un treno ogni 3 minuti per ogni direzione. Però se tieni conto, le nazioni dell'estremo rientrano in Giappone, Cina, sono molto più open source rispetto a noi. La borsa di New York, ovviamente.
l'aviazione federale. Ti darò subito, Microsoft, Amazon, Google. Ovviamente sono tutte basate sui redditi. Il concetto è questo. Tutte queste aziende si coltivano. Va nella ricerca scientifica, c'è il CERN che c'è una distribuzione propria, c'è il Scientific Linux. Lo utilizzano nella ricerca di macchine. Certo. Poi la NASA. Utilizza la NASA, per esempio consolati nell'Antartico, sono lì. Da qualche anno nella navicella spaziale là, stanno utilizzando Debian 6 al posto di Windows. Essendo aperto, gli scienziati possono riadattarlo, metterci mano, aggiustare eventuali problemi e riadattarlo in tempo reale. Molto più versatile. Allora, è un viaggio sul Mars, non ce la facciamo mancare. Vabbè, i vantaggi del software libero. Abbiamo parlato prima, la possibilità di modificare il software, di personalizzarlo, di distribuirlo. Poi se viene scoperto un bug o una falla di sicurezza, la sua correzione di solito è molto rapida. Di solito anche il giorno dopo viene corretta, a volte anche la sera stessa. Male che va entro una settimana. E queste sono le tempistiche. Mentre un'azienda proprietaria non ha queste tempistiche. Perché è una cosa avere 8 dipendenti, è una cosa avere migliaia in tutto il mondo. Ma quindi cosa succede? Che uno in teoria dovrebbe aggiornare quasi giornalmente? Allora, sul mio sistema operativo, sulla mia distribuzione, sono aggiornamenti tutti i giorni. Per ogni singolo strato sono aggiornamenti. Non è che ci sono aggiornamenti per ogni singolo strato ogni giorno. Principalmente più per gli applicativi. Questo potrebbe essere pure per fare solo gli aggiornamenti quasi urgenti, non automatici. Quelli di sicurezza di solito te li danno subito. Sistemi operativi Linux hanno inventato i repository. Avete presente il Play Store di Android? Il Play Store? Sì. Quando ci sono gli aggiornamenti si aggiornano tutti i programmi contemporaneamente. Questa qui è una cosa che introdussero 20 anni fa. No. 10 anni fa. E adesso tutto il mondo si sta riadattando. Non è che la gente sia avanti. No. Linux con Windows Update si aggiorna il sistema operativo di aggiornamento. Windows si fa ogni secondo martedì del mese di aggiornamento. No, aspetta, ma quelli sono aggiornamenti del sistema operativo. Il sistema operativo e basta. Ma tu parli dei Linux ti aggiorni tutta la pila, dal kernel fino agli applicativi. Cioè anche gli applicativi tu. Sì. Tipo se installi Gimpo Blender, quelli vengono aggiornati. Poi essendo aperto hai meno possibilità che l'azienda che ti controlla ti dispi, nel senso che tu non sai il sistema operativo Apple o Microsoft come lavorano, come gestiscono i tuoi dati. Se andate sul sito di gnu.org, là ci sono dei casi con link degli articoli che sono stati scoperti backdoor. Trojan, cioè backdoor sono delle porte sul retro che dall'esterno si collegano, si possono gestire la macchina, infatti i dati non sappiamo cosa possono farci. Pure su Android è stato scoperto Google Talk Device, sembra che si chiama, possono controllare queste cose. Quali possono essere gli svantaggi? Quali possono essere gli svantaggi del software? Senza leggere, quelli possono essere. Non lo so. Magari che se ci sono i soldi uno è spronato di più a fare un prodotto buono, insomma, in teoria. Esatto, Bill Gates disse questa cosa. Nel senso che un software proprietario a uscire il software. Puoi pretendere ma, di più nel software libero sviluppatore, no? È tutto relativo. Certo, nel mondo Linux non c'è niente di assoluto, è tutto relativo, qualsiasi cosa. Sono pure vendita che dicono no, quella cosa la pago per 10 milioni. Stavo facendo il questo, scusami in Italia. No, perché si paga, spagna assai, come buono. Allora, visto che Linux La seconda voce di cui parlava l'elenco è concreta come rischio. Sì, questo è sì, ma è tutto relativo in base al progetto.
Cioè, alla fine non è che se c'è un software, non è che puoi dire è proprietario, fa schifo, è aperto, è buono. Dovete toglierlo dalla mente questa cosa, dovete valutare il software oggettivamente, indipendentemente dalla natura, se è aperto o chiuso. Sì, ma poi voglio dire un aggettivo può essere anche pagamento, nel mondo... anche se è basato su Linux. Quindi uno sviluppo facendo una media nel mondo i software aperti mediamente sono più sicuri. Tanto di certo quando si compra oppure quando il business del software libero faccio sbaglio sul servizio, cioè sul operare lo sviluppatore sulla stessa organizzazione. Il business software privato è vendere un prodotto che cambieranno quando dicono loro, no? Quando visto tutti questi vantaggi, perché non lo usiamo nelle case? Vabbè, si è sempre detto che Linux era la roba per smanettoni. Quando è stato? Più o meno dopo i primi anni, nei primi anni del 2000, c'è stato questo tizio, Mark Shuttleworth, che all'università fondò una sua azienda di certificati digitali, sudafricano. Essendo diciamo fuori dagli Stati Uniti era la più grande azienda di certificati digitali, ho dato un punto, ho detto vabbè me la vendo, guadagnò 575 milioni di dollari dritto. Per prima cosa però nel suo sogno di andare nello spazio, poi quando è tornato supportò il progetto Debian che è una distribuzione Linux e poi decise di fondare la Canonical con sede in Gran Bretagna, formando il primo sistema operativo user-friendly, cioè Linux fatto per esseri umani, che si chiama Ubuntu. Vabbè, non è che siamo extraterrestri, per esseri umani gente comune. Sì, vabbè. Si capisce. Sì, no, è chiaro. Questo era uno dei primi, delle prime versioni di Ubuntu, con un'interfaccia, con un ambiente grafico non. Era un po' spartana, vabbè, era all'epoca, ma era abbastanza curioso. Nel 2008 provai la prima distribuzione, mamma era una figata. Prendevi le finestre, le spostavi e traballavano tutte, con gli stabilità assurda, velocissimo, eccetera. Questi sono vari ambienti grafici, perché come ti ho detto c'è il kernel, GNU, poi sopra ci sono gli altri sistemi. Perché diciamo un GNU Linux devi vederlo senza interfaccia grafica, cioè proprio lo schermo nero con un terminale, una cosa che lampeggia. Poi sopra ci metti il server grafico, il Windows Manager e poi tutto l'ambiente grafico, ora ce ne sono alcuni. Non esiste un sistema operativo, un Linux e basta. Esistono centinaia di distribuzioni. Allora, per capire questo concetto, Domenico ci fa vedere solo di un singolo pezzo, cioè del file system, e che prima è importante che ci sono diversi tipi di file system, che è un pezzo, diciamo, come tu esplori i tuoi file, no? E lui ci fa vedere su questo aspetto. Il più diffuso qual è? Linux Mint. Linux è una Mint. Derivata di Ubuntu. E Ubuntu, da quando ho usato Unity come ambiente grafico, era un po' bruttino, infatti l'ho abbandonato, sono Mint. Allora, è Domenico insieme a Richard Stallman. È Domenico. Sì, ha senso. Vabbè, tornando al discorso dell'ambiente grafico, di fatto uno non conosce Linux, conosce KDE, conosce GNOME, un utente semplice, un utente che non utilizza, diciamo che non deve gestire un server. No, Allora, partiamo da che cos'è un file system. Scriviamo FS per abbreviazione. Un file system è, diciamo, quella parte, quel sistema che viene adoperato per immagazzinare i dati, per accederli in lettura, per accederli in scrittura, per navigarli, dove per dati si intende file e directory. Un po' di storia, qualche cenno storico,
per quanto riguarda il file system di Linux, perché noi qui siamo un Linux Day, quindi parliamo prettamente di Linux, e vedremo in questo breve excursus qualche file system, qualcuno dei principali. Non li ho potuti mettere tutti, li aggiungerò dopo e integrerò per quando faremo il corso Linux avanzato. Nel 92 vediamo che Remicard crea l'Extended File System, EXT, e questo Extended File System va a rimpiazzare il file system di Linux iniziale, che era quello di Minix. So perché? Perché Minix aveva delle... Minix, oltre ad essere un sistema operativo, anche il suo file system ad hoc, si chiama appunto Minix File System, aveva delle limitazioni. Tra le principali limitazioni sono i nomi dei file, che non superavano i 14 caratteri, e la cosa più grave era la dimensione massima della partizione, che non poteva superare i 64 megabyte. Immaginate adesso un sistema operativo con 64 megabyte di spazio sulla... cioè non potreste... adesso ci sono file, dump di giga... Non 64 megabyte, ma tu sai con quale computer ho iniziato io? Praticamente... Lo ZX81, so se l'avete mai sentito quello che era, la mattonella. C'aveva 16K di RAM, 16K. Una cosa veramente... Però girava, faceva qualcosa. Però comunque questa era una limitazione che avrebbe tagliato le gambe al sistema, non avrebbe permesso lo sviluppo futuro. Allora per questo si lavorò su dei file system ad hoc creati per Linux. Il primo fu appunto EXT. EXT implementa le VFS, i Virtual File System, che diciamo è un'astrazione, è un livello di astrazione sul kernel Linux, che consente l'accesso a file system concreti. Cioè praticamente, non ho visto nei dettagli, però presumo che sia un header del C.h con dei prototipi di funzioni macro, che queste funzioni consentono di accedere in scrittura, lettura, sui file, sulle directory, in modo trasparente rispetto al file system che viene appunto adoperato. Infatti poi VFS diventa un'astrazione anche gli altri file system successivi implementano come astrazione il VFS. Quindi con queste funzioni di questo virtual file system, di questa astrazione, si può accedere in modo semplice. Questo è utile per gli sviluppatori che sviluppano sotto Linux. L'EXT aveva come caratteristica, qualche miglioria in più, 255 caratteri di lunghezza del nome del file. La dimensione massima all'inizio era meno, era alcuni centinaia di mega, poi alla fine nell'ultima versione è passata a 2 GB, quindi è già qualcosa in più. Successori di EXT abbiamo avuto poi nel 93, quindi l'anno successivo, dicembre, il XIAFS, che aveva 64 mega di dimensioni di file, cioè il peso del file aveva 64 mega. Fate un confronto, dimensione della partizione in Minix file system 64 mega. Già con XIA file system noi abbiamo 64 mega un file, non tutta la partizione. È la massima dimensione della partizione, che poteva arrivare a 2 giga. Poi oltre a XIA file system, un mese dopo nacque l'EXT2, Extended File System. Rispetto a XIA file system, questa aveva maggiore potenza e funzionalità. L'unica cosa buona di XIA file system era la stabilità, però aveva un grosso problema: non si evolveva come si è evoluto successivamente EXT2. Di EXT2 poi vediamo che nasce proprio una serie, EXT2, EXT3, EXT4, che è l'ultima che si può trovare nelle maggiori distro. Un'altra caratteristica di EXT2 è che
viene mantenuto e ha un processo di sviluppo molto elevato, mentre invece già col kernel 2.1.21 sia file system viene tolto dal progetto, non viene più supportato. Vediamo come è fatto un file system, almeno la struttura principale. Come esempio ho preso Minix, che è quello lì, il primo che vede alla luce Linux, il kernel Linux. Abbiamo più componenti sulle varie partizioni, ok? Voi immaginate una partizione di disco, quindi suoniamo sul disco. Abbiamo il primo che è il bootblock, il primo blocco contenente il bootloader. Il bootloader è quel programmino che sta sul disco, appunto nel MDR, e serve per far caricare ed eseguire il sistema operativo in fase di avvio del sistema, cioè quando accendete la macchina. Poi abbiamo il componente bitmap di inode, non è altro che una mappatura degli inode, che vedremo che cosa sono, e questa mappatura ci dice quali inode sono liberi e quali sono occupati. Poi abbiamo la mappatura delle zone, che dice appunto quale zona della partizione è libera e quale è occupata. La penultima è l'area inode, dove in questo blocco, che è sempre all'inizio, stiamo parlando della parte iniziale della partizione formattata con Minix File System, praticamente ogni inode che rappresenta il tipo di dato, che può essere un file, una directory, un block device, un carattere a blocchi, che può essere per esempio dove si scrive per quando si manda il terminale, si invia l'output su un dispositivo a caratteri, o una byte per esempio. In genere nell'ambiente Linux tutte queste cose qui, inclusa la directory, la chiamiamo file. Anche la directory è un file, un elenco di file e sottodirectory. Questa è la directory, un elenco, una lista se vogliamo. E nell'area inode, oltre a specificare il tipo di dato, cioè il tipo di file o directory, abbiamo anche un identificativo per l'utente del file, un identificativo per il gruppo proprietario del file, il timestamp, il tempo di scrittura, di modifica, dell'ultima modifica e l'ultimo accesso. Gli inode fanno effetto anche una mappa, e la cosa più importante è appunto questo, una mappa dell'indirizzo della zona. Praticamente mappano l'indirizzo della zona associato che si trova nell'area dei dati, che è il successivo blocco, quello finale, quello dove effettivamente stanno i file e le directory. Cioè negli inode ci danno una mappatura, per ogni zona c'è questo indirizzo di inode. E ovviamente l'area dei dati, che sono appunto la parte principale, la parte anche più grossa, molto più grossa degli altri blocchi, dove stanno appunto file e directory. Qui vediamo un disegno di questi componenti che abbiamo visto prima. Vedete il bootblock all'inizio, poi abbiamo un superblock, questa è una parte con la mappatura degli inode, il bitmap degli inode, la zona, vedete, sul superblock ci stanno altre informazioni aggiuntive, gli inodes veri e propri, e poi alla fine i dati. Ext2, quali sono i vantaggi di Ext2? Beh, rispetto ad Ext, perché qui io metto ogni slide, metto i vantaggi rispetto al precedente. Rispetto ad Ext abbiamo maggiore stabilità e sicurezza. I contro sono le prestazioni, che comunque non sono buone nemmeno con Ext, non sono eccessivamente
diciamo, non solo eccessivamente, sarà sempre migliore di un NTFS Fat 32. Sì, sono meglio di un NTFS, diciamo, sì, paragonabili a quelle di un FAT, però l'NTFS rispetto all'EXTA ha un po' più di sicurezza, perché giustamente c'è il journaling che permette di tenere traccia delle transazioni che vengono effettuate in modifica sul disco. Vediamo dopo che cosa sono nel dettaglio. Questa è una rappresentazione dell'EXT2. Abbiamo la differenza con il Minix, il file system Minix. Prima abbiamo un blocco, allora c'è una suddivisione in gruppi. I vari blocchi sono di scrittura, sono detti appunto gruppi, gruppo 0, gruppo 1 e così via. Ogni blocco, ogni gruppo blocco ha a sua volta contiene l'informazione. L'informazione quindi contiene il super blocco, il descrittore del gruppo, la mappatura del blocco, la mappatura dell'inode e la tabella degli inode, cioè l'indirizzamento cioè l'indirizzo che fa corrispondere il numero dell'inode al dato vero e proprio. Quindi questo dovete immaginare tanti blocchi, cioè non è più come qui, dove c'è un'unica partizione e poi dopo a destra la parte finale immaginate i dati. Qui invece ci sono i gruppi e ogni volta che c'è un dato, qui per ogni blocco abbiamo quindi una ripetizione della struttura dati dell'EXT2. A sua volta un blocco fa parte di una partizione e quindi abbiamo e poi tante partizioni, possiamo avere tante partizioni che possono essere anche non EXT2 ma di altri, diciamo, formattate con altri file system. All'inizio vediamo l'MBR. Poi abbiamo l'EXT3 che ha come anno di nascita il 2001. Allora l'EXT3 ha in sé una grande innovazione: viene aggiunto il supporto al journaling. Il journaling, come vi avevo accennato prima, è una tecnica che assicura l'integrità dei dati tracciando ogni modifica su un diario, appunto journaling in inglese vuol dire, in italiano vuol dire diario, come nei database. Cioè praticamente quando viene modificato un file o scritto un nuovo file, viene anche creato un log sul diario, appunto il journaling, in modo tale che se per qualche ragione andasse via la tensione, quindi la macchina si spegnesse o ci fosse un problema solo sul disco, si riuscirebbe comunque a ripristinare il dato che è mancante, cioè si riuscirebbe a riparare il file system grazie appunto ai log del journaling, che funzionano un po' come un database con le transazioni. Invece che cosa è che fanno con l'export? Ma ci arriviamo, aspetta un attimino che tra qualche slide arriviamo. Tra qualche slide. Qualche, no, qualcuno. Poi, a parte il journaling, che questa è stata la vera innovazione che ha reso più sicuro l'EXT3 rispetto ai suoi predecessori, non solo l'EXT2, tutto ciò che veniva prima di questa serie qui, è la massima dimensione del disco, e quindi abbiamo un incremento che poi vedremo in una tabella finale. Poi abbiamo un sistema di allocazione dei dati in hash tree, albero, tabella, diciamo un albero hash, quindi diciamo con un tempo di scrittura logaritmico, perché appunto un albero è un binario, però diciamo c'è l'hash, questa è la variazione, è sempre un bit tree però con l'hash, un tipo di albero particolare.
c'è una retrocompatibilità rispetto all'Ext 2. Questa retrocompatibilità è stata un'altra caratteristica positiva. Sicuramente molti tool sono stati scritti per l'Ext 2 e anche per l'Ext. Cosa è successo? Che grazie alla possibilità di trasformare un Ext 2 in un Ext 3, o un Ext in un Ext 2 e poi in un Ext 3, o anche fare il salto diretto, basta aggiungere giusto dei parametri con dei tool tune to file system che appartengono al pacchetto famoso che è 2 prox file system, un pacchetto che si trova su tutte le distribuzioni Linux. In questo modo chi aveva un sistema vecchio formattato con file system ext2 o ext non ha avuto problemi non ha problemi a essere letto o essere convertito in ext3, appunto per questa similitudine. Ext3 dovete immaginarlo come un ext2 dove si aggiunge il journaling, dove si aggiungono altre funzionalità che possono essere tranquillamente aggiunte e tolte. Il contro è che non è ext4, vediamo perché. Per rispondere alla domanda che mi hai fatto prima, l'ext4 nasce nel 2008, cioè vede la luce nel mondo effettivo di utilizzo mainstream nel 2008, mantiene il journaling, ovviamente dopo che hai un'innovazione positiva la mantieni anche nelle versioni successive. Ci sono gli extents al posto del meccanismo del numero di blocchi nel range. Praticamente anziché avere un range con tanti blocchini dentro, blocco 1, blocco 2, blocco 3, hai gli extents. L'extents specifica l'indirizzo del blocco iniziale seguito dal numero totale di extents. Quindi tu con l'extents dici dove si trova il blocco il principale, e poi dici quanti sono i blocchi che seguono. Tipo è un blocco, sta a questo indirizzo più, e poi ci sono tre blocchi. Quindi un blocco iniziale, l'indirizzo più tre, e poi seguito da tre. Gli extents nel file system sono praticamente blocchi contigui. Se io ho un file, una caratteristica del file system ext è che quando tu crei un file ti lascia uno spazietto vuoto all'inizio e uno spazietto vuoto dopo. Se tu lo modifichi, se c'è, diciamo, per esempio, se tu vai ad aggiungere in coda o alla testa, rimane com'è, va bene. Ma se tu devi fare una modifica tale per cui non ce la fai a mantenere la struttura che avevi, allora viene ricreato un altro extent, un altro insieme di blocchi contigui da un'altra parte, sempre mantenendo un po' di spazio vuoto all'inizio e un po' di spazio vuoto alla fine. In questo modo tu hai quindi dei file che sono suddivisi insiemi di gruppi contigui. Vabbè, hai un extent con dei gruppetti, un extent con altri gruppetti. Direte, ma così non è compatto. Questo non importa, l'importante è che tu quando vai a leggere un file, lo leggi per intero, vai prima in un punto, vai in un altro punto, quindi riesci con la testina velocemente a individuarlo, e non che sia un blocchetto qua, un blocchetto là, un blocchetto là. Cioè, se noi compattassimo in modo da non annullare gli spazietti vuoti, quando tu vai a fare una modifica aggiungendo qualcosa dovresti aggiungere in coda alla partizione, mettere un altro blocchetto. Voi immaginate di fare molte modifiche sui file, avremmo file frammentati in migliaia di piccoli blocchi, e quindi ci sarebbe un aumento dei tempi di accesso enorme. NTFS è uno dei motivi per cui Windows poi diventa. Esatto, NTFS è un po' meglio, lascia pure lui un po' di spazietto vuoto alla fine, però
non abbastanza, e poi comunque alla fine si frammenta lo stesso, e tu devi effettuare un deframmentazione. Con Linux la deframmentazione non c'è più, la deframmentazione, scusami Giovanni, la deframmentazione con Linux è già nel file system stesso. Quando vai a fare la modifica, siccome ti crea un altro extent per fare una modifica a un file, è già deframmentato. C'è un extent e un altro extent. E va bene, è tollerabile, non c'è una frammentazione eccessiva. Si mantiene comunque un certo livello di inglobamento, una distribuzione, diciamo, degli extent che è limitata. Non avrebbe senso provare a compattare, perché poi rischieresti di tornare punto a capo ai problemi di FAT, che sono infatti il file system di Windows, il primo, uno dei primi, FAT 16, FAT 32, che praticamente cercano di fare tutto, cercano di compattare. Però questa non è una visione lungimirante, perché se tu compatti, poi dopo alla fine, quando vai a fare la modifica, devi mettere in coda la partizione, e quindi crei una terribile frammentazione che causa un abbassamento delle performance micidiale. Un altro vantaggio del X4 è la stabilità. Anche se all'inizio c'erano dei bug all'inizio del progetto, però giustamente poi sono stati corretti questi bug, per fortuna. La sicurezza data dal journaling, cioè questo diario che contiene le modifiche, le fatte ogni volta che c'è effettivamente una modifica, non quando c'è una lettura, ma quando c'è una modifica, e la retrocompatibilità anch'esso, X4 con X3, non proprio con X1 ed X3, è un po' diverso, però con X3 mantiene la compatibilità. Sì, infatti da Linux 4.3 toglieranno la compatibilità da X3. Veramente? Siamo alla 4.2. Però questo è un problema serio. No, perché utilizzi X4 compatibile. Ah, sì. Perché essendo compatibile tolgono il supporto nativo da X3. Quindi utilizzi il 4 che lega da G3. Ah, ok. Quindi rendono il kernel allora più leggero. Però fa una canzone più lungo, diciamo, c'è legge l'extra. Chi fa un passaggio intermedio? No, essendo retrocompatibile, funziona lo stesso. Non so, no, funziona, però lunghi i tempi. No, non a lunghi tempi, se no non l'avrebbero tolto. Vediamo un esempio, anzi un'astrazione di una partizione formattata con X4. Abbiamo all'inizio il boot sector, che è piccolino. È molto più piccolo di come è rappresentato qui, e poi abbiamo, come al solito, i gruppi di blocchi, ok? Gruppo 0, gruppo N, 1, 2, 3 fino a N, e poi alla fine dei settori inutilizzati, che sono, vabbè, la parte dove magari uno ancora non ha scritto nulla. No, in realtà quella è una parte riservata, non è dove non ha scritto nulla. Qui scrivi tutto, perché già dall'inizio suddividi la partizione in gruppi. Ogni gruppo a sua volta è costituito dal super blocco, il descrittore del gruppo, la mappatura del blocco, la mappatura dell'inode, la tabella degli anode e i dati, come abbiamo visto prima. Poi abbiamo altri file system. Io non ho avuto il tempo di affrontarli tutti. Approfondirò il discorso al corso Linux avanzato, e vedremo anche gli altri, come B3 file system, XFS, JFS, HFS, che sono molto utilizzati. Comunque, giusto per continuare, sto seguendo una sequenza di file system, alla quale poi aggiungerò degli altri. RacerFS l'ho messo perché è molto importante, ha una capacità straordinaria di gestire i file, diciamo le partizioni dove vengono generati tanti piccoli file. Può gestire 2 alla 32 file, che corrispondono a circa 4 miliardi di file, il numero di file sto parlando, non di dimensione del file. Però RacerFS, un po' per le vicissitudini del capo del team, il capo del team di sviluppo, che è Hans Racer, è stato quasi accantonato. In pratica Hans Racer è stato condannato nel 2006 per aver ucciso la moglie,
E siccome la comunità dell'open source free software è molto attenta ai temi etici, ha deciso di, ha quasi diciamo snobbato questo file system, e siccome è open, stiamo parlando di file system open, ha aperto i nuovi sviluppi, anzi si sono aperti spontaneamente nuovi sviluppi che sono per esempio BTRFS, B3 File System. E prima diciamo che succedesse questo spiacevole fatto, già si era sviluppato una nuova versione di Razer, che è Razer 4, che è... nelle distribuzioni normali che abbiamo a casa non le troviamo. Razer no, su, più su server, su, diciamo su, adesso sulle macchine Linux abbiamo FS, o abbiamo X4 che è sì, molto X4 Razer, però te lo puoi installare tranquillamente, il supporto c'è. Se vuoi te lo puoi, dipende da cosa ci devi fare. Se hai bisogno di gestire tanti piccoli file, ti conviene installarti Razer 4. Razer 4 ha un journaling a 64 bit, ha la crittografia integrata, quindi c'è maggiore sicurezza, c'è poi maggiore stabilità rispetto al predecessore, poi diciamo che Razer 4 l'ho messo perché è il migliore in assoluto nella gestione dei piccoli file, anche migliori di quelli che si ispirano nell'idea a Razer, che sono B3 File System. E ovviamente anche nel caso di Razer 4 lo sviluppo avviene in modo lento, anche se più veloce di Razer File System. Il supporto è scarso, praticamente vengono snobbati. Infatti Theodore So, che è uno degli sviluppatori Linux, suggerisce di adottare B3 File System, che ha delle idee che sono le stesse idee di Razer, però diciamo che insomma le ruba, ma non è una cosa cattiva rubare nel mondo open source, come vi ha già spiegato Giovanni, si riciclano, cioè tutto libero. C'è la libertà totale di prendere le parti che ci interessano, quindi io posso prendere da un progetto un'altra componente, che sia un software o anche una specifica hardware. L'importante è che quello che io rilascio sia ancora open. Questo è l'unico vincolo del mondo open. E per finire, ho cercato di stringere il più possibile, abbiamo visto solo alcuni file system, qui nella tabella che ho trovato c'è anche Z File System, XFS e HFS Plus. Allora, qua per rispondere a Giovanni che insiste, metti a confronto Linux con Windows, vabbè, mettiamo la confronto. Allora, chi si è fatto? Journaling non c'è, come X2 all'inizio, no? All'inizio X2 non aveva un journaling. Come avete visto nelle slide, è stato introdotto in X3. E poi si è mantenuto in X4. Giustamente quando c'è una miglioria positiva, questa viene ripetuta, non si perde. NTFS è più sicuro sicuramente di un X2 perché ha il journaling. Se va via la corrente, forse riesce a recuperarlo di più perché c'è questa componente, questo supporto al dizionario. Abbiamo, vedete, nel caso di Razer 4, illimitato il numero massimo di file. Ecco per quale motivo si diceva che gestisce bene un gran numero di file. Anche HFS Plus, questi sono il futuro, HFS Plus, XFS, che ci sono già. Allora, il momento di marchio è uno degli esempi che facevamo prima. Cioè, uno, diciamo, noi in laboratorio abbiamo man mano introdotto, stiamo cercando di introdurre più componentistica. Allora, quest'anno abbiamo preso effettivamente Arduino, che è, diciamo, un microcontrollore di pratica. Cioè, vuol dire, è questo qui che voi vedete, una scheda che funge da microcontrollore. Lo scopo di un microcontrollore è cioè fondamentalmente, lo dice la stessa parola, di controllare effettivamente, di utilizzare del software che viene diciamo passato all'interno della scheda per effettuare, per consentire di effettuare diciamo tramite degli appositi comandi delle operazioni vere e proprie. Cioè rientriamo in quel concetto che stavamo dicendo prima,
The Internet of Things, cioè vale a dire, iniziamo a vedere le basi, queste sono, di come effettivamente i nostri oggetti casalinghi, questo sono i concetti, ma potevano essere d'apparecchio o qualsiasi altre cose, sempre di più diciamo sono legate al mondo del software in generale, e quindi di come effettivamente noi nel presente, ripeto nel presente perché non è un futuro lontano, è un futuro già diciamo attuale, cioè un presente, cioè c'è già attualmente questa tecnologia, anche la nostra casa può essere controllata e sarà controllata, perché adesso è difficile trovare più le tapparelle diciamo con la corda, ma sono queste tutte elettriche, sarà sempre più controllata dalle nuove tecnologie. Ci fa spavento, ma possiamo restare fuori casa. Però non la lavatrice, il pollo, il riscaldamento per la casa, tutto. Io la lavatrice non esiste più, non esiste. No, la Zanussi lo fa. Però avrà una scheda, come sì, dire... Zanussi lo fa, no. Dove ho quella lì? C'ho la legge mia, Buonasera, mi chiamo Marco. È il progetto che espone è basato sull'apertura di un cancello automatico tramite un servizio in rete. Per esempio, io posso trovare ad entrare a casa mia, ho questo sistema che tramite il cellulare, per esempio, collegato ad internet, è un'applicazione specifica oppure tramite la pagina web. Dopo aver fatto login e tutto quanto, premo il bottone che mi compare e posso entrare. Per esempio ora vi faccio vedere come funziona. Questa qui è la pagina iniziale, che può essere anche sostituita comunque da un'applicazione sul cellulare. Appena io entro, posso aprire il cancello oppure uscire dal sito, no? Io premo di aprire e il cancello riceve il messaggio, e quindi dopo aver controllato, perché dietro c'è tutta una gestione basata sulla sicurezza, quindi viene controllato se effettivamente con l'utente, se ha i permessi per poter aprire o meno il cancello e tutto quanto, il cancello viene aperto ed è possibile entrare o uscire. E tutto è nato comunque dal fatto che dovevo presentare un progetto per l'esame di Stato. Allora avevo pensato inizialmente di costruire tutto un progetto basato sulla lettura delle targhe tramite il CR, ovvero c'era una telecamerina davanti al cancello, arrivava qualcuno e veniva letta la targa e poi si poteva entrare o uscire dal cortile, diciamo. Però essendo una cosa che comunque comportava molto tempo, conoscenze vaste, perché non è facile prendere un'immagine e leggere effettivamente una parola all'interno di quell'immagine, quindi ho semplificato anche il discorso e basato in questo modo, perché ormai diciamo che nel tempo d'oggi tutti hanno uno smartphone collegato alla rete e è possibile quindi usufruire di questo sistema, che è molto più semplice, però non è che non significa che non sia avanzato. E anche a livello di implementazione su grandi imprese, per esempio se c'è un'azienda che ha tanti dipendenti, un cortile dove i dipendenti parcheggiano, non c'è bisogno di dare un telecomando a tutti, ma direttamente tramite l'applicazione uno può entrare e uscire tranquillamente. Qual è l'altra comodità? A livello di sicurezza, anche a livello di tutti questi scandali che stanno uscendo oggi, che la gente entra e esce quando dice tramite il tesserino, lo dà a qualcun altro, lo fa passare e via. In questo modo invece bisogna avere username e password per entrare, quindi viene anche poi certificato, no? Se io utente, io Marco, mi trovo davanti al cancello, premo il bottone per entrare, si sa che sono stato io ad entrare col mio smartphone.
E quindi il progetto è basato tutto comunque su un discorso di portabilità su dispositivi mobili. Infatti poi il sito l'ho ottimizzato anche per il cellulare. E anche dallo stesso cellulare basta, c'è la stessa schermata, si preme il bottone e avviene l'apertura del cancello. E la programmazione, questo qui è soltanto un modellino, però si può applicare poi su cancelli veri e propri. E tutto è basato su un server che si trova sul mio computer, che gestisce sia il microcontroller Arduino, sia tutto l'aspetto web. E il codice che ho usato è il codice base di Arduino, che è per comandare il microcontrollore, che sarebbe un derivato di C, mentre tutta l'interfaccia web è stata fatta con PHP, HTML, e il web server usato è Apache, che è sempre open source. C'è da dire più, che comunque sia, adesso lo vedete tutto così, c'è un computer dietro, un microcontrollore, però ci sono altre tecnologie, ci sono un po' d'oggi, come per esempio il Raspberry, che permette di integrare tutto, sia web server che microcontrollore, tutto all'interno di un piccolo dispositivo così. Quindi diciamo che con una spesa, che so, di 40 euro, quanto costa questo qua? Con una spesa di 50 euro è possibile già comprare l'hardware da utilizzare. Poi vabbè, ci sono altre spese da valutare, però non è una cosa che costa molto rispetto a una soluzione ad hoc adottata dalle grandi multinazionali che hanno bisogno, ci cioè chiedono migliaia di euro per fare una cosa del genere. E altro da dire? Ovviamente. Bravo. Diciamo che all'incirca un mesetto, però tipo un'ora al giorno, una o due ore al giorno. Però quello ragazzi, per questo lo ci mettiamo. Sì, non c'è niente. No, quello ragazzi non ce n'è, per questo ci ho messo poco. Vabbè, io ho finito. Bravo. Ma aspetta, scusa, l'hai licenziato sotto una licenza? Insomma, questi sono pezzi. No, vabbè, diciamo che ora come ora non ho provveduto a fare né licenze né niente. E che cosa farà? Se trovo applicazione, perché ancora devo provare a farlo con vere e proprie schede di cancello, quindi cercherò di trovare un'applicazione. Questo tu devi sostituire. Sì, vabbè, devo scrivere tutto con una scheda di cancello. Poi mettergli sopra il server. La scheda del cancello con cui dovresti, no? Cioè l'Arduino sostituirlo con una scheda vera e propria. Cioè, quindi... Se la documentazione di Arduino fosse stata chiusa, avresti potuto farlo? No, perché c'è bisogno comunque che una documentazione aperta che ti permetta di studiare il codice e poi poterlo implementare sull'Arduino stesso. Cioè, la cosa importante di questo sistema è che se quella scheda fosse stata una scheda realizzata da Microsoft in modo proprietario, l'avrebbe utilizzato per i propri scopi e poi venduto a triple prezzo. Mentre Arduino rilascia questa scheda con tutta la documentazione libera, chiunque può farne quello che ciò che ne vuole, senza dover pagare, cioè hanno pagato il costo della scheda e basta. Cioè questa è la cosa più importante. Anche per noi poveracci è una soluzione a basso costo, no? Cioè, spingendo l'open source, anche in realtà come la nostra, dove non ci sono grosse multinazionali, possono nascere belle da un'idea di un ragazzo così, può nascere un'azienda, possono nascere delle realtà, quindi non si è limitati a quel territorio. Perché magari dal punto di vista dell'utente finale, magari vede una cosa cioè realizzata da una grossa azienda che ha più soldi alle spalle, vede una cosa più bella magari nel software proprietario. Quindi magari si chiede perché devo utilizzare questo. Così date una speranza, una possibilità anche alla vostra terra. Cioè questo penso che dovrebbe venire prima di ogni altra cosa. C'è qualche domanda? No, diciamo che io arrivo a una visione un pochino mia, perché in realtà ho spiegato questo progetto a mio amico, non sta scherzando, dice scusi perché non era buono,
Cioè, perché con un altro comando. In realtà, diciamo, le prospettive sono ben diverse. In grado di azionare un motore di un cancello di questi che abbiamo qua? Sì, 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 no, e togliere la scheda che c'è, se metterci questa che può fare. Però cioè, non è il discorso. Devi cambiare solo la sua torre. Devi cambiare la sua torre. E i cancelli funzionano. Perché i cancelli funzionano 12 volte, questo qui è 5. Quindi bisogna fare su questo. Diciamo che hanno altri 50 euro. Una specie di trasformatore. Sì, sì, sì. Mentre invece una scheda normale quanto costa? Sono 100 più. Costa un motore. No, no, non si può cambiare la scheda. Dico si brucia la scheda. Se si brucia la scheda di comprare. No, la scheda costa 98 euro. Dipende dalla roba. Però quando viene la scheda, sono gente chiusa, quindi bisogna... No, io dico, la scheda del cacciatore la mettiamo via e ci mettiamo questa scheda qua, ma di là si potrebbe addirittura seguire la chiave stessa. No, il punto è due, cioè uno, cioè comunque le schede del motore sono abbastanza standard, due, che questo scenario, diciamo, utilizzato, diciamo, colui lo utilizza solo per il motore, in realtà... Diciamo, se tu lo puoi utilizzare non solo per magari aprire il motore, ma per fare, diciamo, n cose, tipo quello che No, io facevo il caso specifico, no, lo so che posso fare. Una scheda del motore e non ti lascia, capire se magari, per esempio, questa cosa che ha ideato lui ha un'applicazione pratica, anche una possibilità. Io ho fatto un modellino per questioni di tempo, in affidabilità, potrebbe andare a scuola, ad esempio, molto commerciale. Salvo, mi piace che mi spalla. No, ma è stata una cosa bella, questo qua, ce l'ho dentro uno scappo, arrivo a scuola, no, c'è degli esami, vedo il computer, nella borsa, se ma chi è lo scappo? Rispondo che poi con bomba. Un po' tra virgolette, per l'esterno, mi ha guardato malissimo. Visto che l'ultimo giorno di scuola ho pensato bene di lasciarti a casa mia, che mio, c'è un cancello, si brucia la scheda. Potrei sostituirla con questa. Questo voglio capire, senza il motore sì, a posto, sì, e poi non sta per la scheda. Anche se c'è convenienza, non ci serve tutti delle domande, cioè non ci serve. Esatto. E lui ha fatto anche la previsione che tutti hanno un cellulare. Ma quindi il costo è inferiore con questo, non lo so. Da quello che è che sì, è molto inferiore. Perché una scheda di un cancello fa più. Ma la devi provare. Il progetto che diceva bene lui, no? È tutto lo scenario che ti si prospetta. La scheda fa solo quella cosa e basta, si brucia, è solo questo scenario qua, fa il motore o il telecomando o il, non lo so, altri tipi di processi, che si dice sempre lui. Deve solo implementare il software, che comunque glielo metti là, il programma è sempre lei. Non c'è limite da però poi introdurre qua, nell'idea che mi viene, si potrebbe pure introdurre, che ne so, un sensore che va a controllare il consumo del motore proprio a livello di potenza e vedere se il motore va sotto scorcio prima che si bruci, questo deve capire perché. Però dico, qua a Catanzaro ci sono tutti questi che fanno cancelli elettrici. Possibile che nessuno li sia... No, la maggior parte delle persone che fanno cancelli elettrici sono elettricisti, cioè non è che hanno nozioni, comprano la scheda, una scheda che gli arriva, che se lo sono non però per esempio lui potrebbe andare da questi qua e dire senti ma perché ti prendi questo? Certo, questo nella pratica... Nella pratica sì, se non fai solo l'apertura del cancello, perché se fai solo l'apertura del cancello, la scheda che c'è di mercato conviene, è perché il know-how e il discorso che comunque fai 70 euro la paghi, quella costa 900 euro, alla fine diciamo quasi mille. Però se hai l'applicazione strana, certo. Se c'è il discorso del telecomando, già solo di risparmio di Cinque euro, Dai, cominciamo.
si mette in parallelo la scheda che sostituisce MATLAB, che è molto più utilizzato all'interno, soprattutto all'interno dei laboratori, nelle università, e permette di studiare qualsiasi sistema, perché qualsiasi sistema può essere studiato attraverso un modello matematico che permette di studiarne il funzionamento. E quindi c'è questo programma che permette di parlare di tutte le fasi che possono essere utilizzate per studiare questi sistemi. Cioè praticamente questa è l'interfaccia grafica principale. E allora in quella parte ci sono i comandi che possono essere inseriti manualmente. Da questa parte c'è il command history, permette di osservare tutti i comandi che sono stati utilizzati nelle date precedenti, quindi nei giorni. E lì c'è il workspace, che permette di visualizzare tutte le variabili e tutti i sistemi memorizzati con i valori e i tipi di dato. Infatti questo programma permette di trattare ogni tipo di dato e ogni tipo quindi per esempio matrici, vettori, non lo so, valori booleani, valori numerici. E quindi può essere utilizzato in diversi ambiti applicativi, per esempio nell'ambito biomedico, quindi per la genetica, bioimmagini, bioingegneria, lo studio dei segnali, la simulazione circuitale, le strutture dati, gli script, statistica e matematica finanziaria, elaborazioni di immagini, l'audio processing. E un'altra caratteristica di NewOctave rispetto a MATLAB è che MATLAB è praticamente un programma completo dove tutti i pacchetti sono già presenti. Sì, e però MATLAB per questa caratteristica risulta molto pesante, occupa molto spazio. Infatti anche solo ad aprirlo sul computer ci vuole un po' di tempo.
per fargli elaborare i dati, per farlo funzionare. Sì. Mentre invece NewOptail permette di installare solo i pacchetti che servono. Per esempio, uno studente non se ne fa niente dei pacchetti di genetica, perché non li utilizza. Magari deve fare solamente l'esame di matematica, quindi non usa tutto il resto. E allora puoi installare solamente i pacchetti che gli servono effettivamente, e quindi il programma risulta molto più veloce e molto più leggero. E questo è un esempio. Allora, praticamente se io voglio un pacchetto che non ho installato, per esempio io ho preso questo comando SBode, permette di fare diagrammi di Bode asintotici. Non ho questo pacchetto, posso anche scaricarlo da internet, perché i pacchetti che io posso scaricare possono essere programmati da utenti che li mettono in rete e li mettono a disposizione e sono open source. Quindi io posso installare questi pacchetti e poi utilizzarli attraverso la linea di comando. Ovviamente il comando avrà poi dei parametri di ingresso, in questo caso sono questo num, den, che sono delle matrici o dei vettori, e quindi mi permettono di utilizzare facilmente quel pacchetto. Oppure posso io stessa introdurre delle modifiche nelle linee di codice e quindi costruirmi io stessa un comando da utilizzare all'interno del programma. Se passa, è finito. Ma è possibile, riesci a elaborare pure il flusso in tempo reale, è possibile passare i dati in qualche modo in tempo reale, oppure lavora soltanto su... No, possono essere passati anche in tempo reale, perché attraverso, non so, le matrici o i vettori, io posso inserire quindi elaborare Un'altra caratteristica di questo programma è che permette sia per esempio di avere la compatibilità con MATLAB oppure di avere la compatibilità con altri programmi che sono anche open source, e quindi permette questo utilizzo. C'è neanche un altro che fa concorrenza allo Space, che si chiama SciLab, però ha meno pacchetti perché è più giovane rispetto al nuovo Space. E quindi posso fare una domanda? Il misuratore di pressione sul telefonino ha una sua valenza? È valido? È attendibile? È attendibile, ha una sua valenza, però è da prendere un po' con le pinzette. Se metti il dito sul touch ti calcola la pressione. Sì, sì. Sì. E per una cosa di emergenza può essere utile. Si tiene il dito fino a quando finisce la musichetta, sì. Poi si toglie il dito e il telefonino è messo, lo fa tutto da solo. Sì, però però è richiesto il dito sinistro. Rispetto al massimo, la valore di prestazione e funzionalità sono simili, uguali? Sono del tutto simili, perché Octave è stato progettato per essere compatibile con MATLAB, quindi sono simili, sono del tutto simili. Diciamo che la copia è open source. Poi, non ha così meno in più rispetto al MATLAB? No, perché lo hanno sempre di più aggiornato, sempre di più migliorato. Quindi dove aveva delle carenze hanno cercato in tutti i modi di far fronte a questa cosa. La parità di funzioni su open source è qualcosa di più sicuro. È un fork, ovviamente. È un fork di MATLAB, come nasce? No, no.
Matt sì, va a è chiuso Matt, proprietà. Anche il centro, però hanno fatto diciamo, no, è sono open source di quello lì, cioè, no. Avranno fatto una reverse engineering. Banza, scusami, io ho sentito che a livello di performance nel calcolo matriciale Octave è meglio diciamo di Matt. Diciamo che è più veloce. Questo è più veloce perché MATLAB, come ho detto prima, ha un insieme di funzioni e pacchetti che sono già compresi appena lo installi, però ti rallentano tantissimo il computer, soprattutto se devi elaborare tanti dati. Mentre invece Noctave ti permette di installare solo i pacchetti che a te servono. Questo è il footprint sulla RAM, che occupa di meno, però mi dice. Sì, e quindi per questo RAM mi viene perché è più veloce. C'è tutta la questo. Ma c'è anche Simone. Sì, però ti devi installare il pacchetto apposito per fare queste cose. Sì, perché ogni funzionalità è tua. Pochissimo, e poi ci sono tutti i pacchetti aggiuntivi, quindi più di altri. Oh, la celebrazione! Allora, faccio molto più veloce di prima. C'è un discorso veloce. Allora, questo è Telegram. Quella è l'icona, è un aeroplanino di carta. Riprendiamoci la nostra privacy. Telegram.org è il sito ufficiale. È nato da questo tizio. Insieme al fratello. Sono russi. Lui è imprenditore e programmatore russo. Il fratello più grande è un programmatore matematico. Ha vissuto in Italia, bla bla bla, essendo un imprenditore, il giorno del 27esimo compleanno ha donato $1,000,000 alla Wikimedia Foundation. È famoso per aver fondato il social network russo, non so come si pronuncia, poi l'hanno abbreviato vk.com. Diciamo che è nato simile a Facebook, prima tra ragazzi. È nato prima lui o Facebook? Prima dopo la lui, prima Facebook. Quello qui l'ho scoppiazzato praticamente. No, non è che ha scoppiazzato. Ma anche perché poi Facebook è venuto su un CMS, il CMS è open source. Noi vediamo Facebook per quello che è, però tenete conto che è un'application internet. Ma questo sarebbe il Facebook e questo sarebbe lo stesso motore. All'inizio era disponibile solo in Russia, nella comunità. Stati indipendenti. Però questo si è evoluto come Facebook, come per gli studenti, poi si è evoluto per tutte le età, eccetera. Cosa è successo? Siccome era quotato in borsa, diciamo, la maggioranza fu acquisita da un'altra società, cui l'amministratore delegato era molto amico di Putin. Però com'è che è americano? C'è scritto my group, my profile, my friends, my photos. È in inglese. No. Perché non sono capisci, sono simboli. Certo. E stavo scherzando, dai, scusa, Giovanni. Vabbè. Quindi c'è lo zampino di corte. Sì, sì. Terra. Le motivazioni per cui poi vendette la sua quota è che non aveva, diciamo, libertà. Ha ricevuto pressioni. Perché in pratica la Russia non è più un paese per internet, oppure lì come gli Stati Uniti cercano di monopolizzare pure la rete, se hai l'informazione puoi controllare il mondo. Quando se ne andò, decise di fondare Telegram. Cos'è Telegram? Un'applicazione di messaggistica istantanea focalizzata su velocità e sicurezza. È super veloce, semplice e gratuita. Utilizzare Telegram su tutti i dispositivi che vedete in giro, tutti, è nativamente. Cioè ogni dispositivo ha la propria applicazione nativa,
Anche sul computer. Poi sul frigorifero, mentre uno va sì, soprattutto c'è l'estensione per Chrome, proprio per Telegram. E c'è anche per web. Per Telegram, c'è anche un'estensione di... C'è anche per web. Metti caso trovate qualche dispositivo che non c'è. Voi da quel dispositivo aprite un browser, andate sul sito e usate la versione browser. Si possono inviare messaggi e foto, poi vedremo più avanti. Però WhatsApp mi sembra che sia solo limitato, agilmente non solo per il cellulare, poi se volete fare qualche applicativo. Adesso sì, c'è il correo. Oppure se anche per è sempre legato al numero di telefono, no? Sì e no. In senso normale. Allora, sostenuto dai fratelli, Pavel supporta finanziariamente e ideologicamente, mentre il contributo tecnologico del fratello ha sviluppato un protocollo di dati unico e personalizzato, aperto, sicuro e ottimizzato per lavorare su più data center. Sono server sparsi in tutto il mondo. Quartier generale, essendo russi, però il quartier generale è situato a Berlino. Ma, russo non ma è a pagamento come WhatsApp? No, è gratis. Ma ci arriviamo. Allora, come ho intenzione di ricavarci soldi, se andate sul sito telegram.org, andate alle FAQ, selezionate italiano, ci sono tutte le domande possibili e immaginabili con le risposte. Quindi non le facciamo più. Con l'altra slide ho fatto un copia e incolla direttamente. Quella è una domanda. Telegram non è stato fatto per avere dei guadagni, non venderà mai spazi pubblicitari o accetterà investimenti esterni. Voi dite come si finanzia? In pratica è finanziato direttamente da lui, ha dato parecchi soldi a Telegram e campa con quei soldi. Qualora un giorno dovessero avere bisogno di soldi, chiederanno, andranno avanti a donazioni come fanno alcuni progetti open source. La privacy. La privacy è la parte per me più importante di Telegram. Essendo un programma open source, ha API pubbliche, nel senso che noi abbiamo Telegram, ma con le API pubbliche ti puoi creare software client Telegram per conto tuo. Loro cosa fanno? Non raccolgono i dati degli utenti né li rivendono a terzi. Cosa si può fare con Telegram? Vabbè, ti puoi collegare da qualsiasi parte del mondo, ovviamente, basta che sei su internet. E puoi creare gruppi fino a 200 membri contro i 100 di WhatsApp. E ti puoi sincronizzare, ma questo la vediamo in dettaglio, puoi inviare file, cifratura, messaggi cifrati sicuri con l'autodistruzione, puoi mettere dei file multimediali, così tipo di file nel cloud, come lo vediamo meglio, e puoi costruirti la tua versione di client avendo le API pubbliche. Le API pubbliche servono delle funzioni create ad hoc per fare determinate cose. Perché uno dovrebbe passare a Telegram? Innanzitutto perché è cifrato e permette dei messaggi con l'autodistruzione. È basato sul cloud. Scusa, ma il comando glielo dai tu per l'autodistruzione? Sì. Ogni cosa ci sono. Mando un messaggio, poi dici sì. Lo cancello da me, cancello su tutti gli utenti che l'hai mandato. Aspetta, è veloce, basta quando lo installerete noterete che è più veloce di WhatsApp. Poi è distribuito, è aperto, è gratuito, sicuro, potente. Aiutate a contribuire a rispondere a Telegram. Allora, come è strutturato Telegram? Questo è il cloud, la nuvola. Ma abbiamo un'idea sbagliata sul cloud, nel senso che il cloud, tutte le cose lì, dipende da cosa ci fanno. Se viene usato a fin di bene con programmi aperti è una buona cosa. Telegram, come vi ho detto, si può usare da qualsiasi dispositivo. La versione principale ovviamente è per smartphone e ha delle funzionalità in più. E la cosa buona è quando tu ti crei un account su Telegram, ovviamente metti il numero di cellulare come a WhatsApp. Diciamo il vincolo, il dato che ti lega a te è il numero della SIM. Puoi avere Telegram anche se non possiedi uno smartphone, ti puoi scaricare la versione per PC o per altro. Vabbè, l'importante è che hai un numero di cellulare.
buona è la sincronizzazione. Nel senso che se io sto utilizzando Telegram da qui, scrivo con tutti voi, inviate messaggi, qualsiasi dispositivo, poi apro, mi ritrovo tutti i dati che avevo nel telefono, mi ritrovo su tutti gli altri device. Ad esempio torno a casa, dico, chiudo il telefono, continuo la conversazione sul computer, che è molto più facile rispetto a scrivere col dito sul telefono. Quali dispositivi supporta? Tutti, cioè l'Android e derivati, iPhone, iPad, Windows Phone, esiste Windows per cellulare. E poi ha le versioni native, sia web version, come vi ho detto c'è la versione web, sia per Mac OS X, per PC, Mac e Linux. C'è proprio il client specifico, non è come WhatsApp, che esiste la versione web, gli fate la fotina, come si chiama? Fate la fotina e lo utilizzate, però su WhatsApp non è la stessa cosa, non è un'applicazione stand alone. Su WhatsApp il telefono deve essere collegato su internet mentre lo usate da web. Invece con Telegram no, io a casa il telefono lo tengo sulla libreria staccato. La batteria mi dura 4 giorni perché appunto non lo uso. E uso Telegram dal computer. La sicurezza. Telegram diciamo è la più l'applicazione di messaggistica istantanea più sicura che esiste, più di WhatsApp e di Line. Si basa su quel protocollo MT-Proto. Poi, perché dovevi fidarmi di voi? Questo è preso dal sito. Telegram è aperto, chiunque può controllare quello di sorgente, il protocollo e le API. L'unica parte chiusa al momento è la versione server, che giustamente è nata adesso, però un giorno lo renderanno aperto. Allora, Telegram offre due tipi di messaggi, comunicazione, questa è quella standard. Se io scrivo a voi, va nel cloud, cioè sui server, e poi vi arriva a voi. E c'è anche quella di comunicazione end-to-end, nel senso che il messaggio non va nel cloud, ma va direttamente da A a B. Viene instaurata una cifratura molto più potente, molto più robusta. E in quel tipo di comunicazione c'è l'autodistruzione. Quando viene creata, vengono create una coppia di chiavi, si scambiano con il meccanismo di, mi ricordo il nome di chi l'ha inventato, se il mittente fa uno screenshot, io sono avvisato, vedi che il mittente ha fatto uno screenshot. Poi quando invio il messaggio posso decidere tra quanto si deve autodistruggere su entrambi i telefoni. Qual è la funzione che ha? Su tutti e due. E che senso ha che lo cancella solo su Qual è il vantaggio? Che oltre che non passa sul server direttamente tra noi due ed è più cifrato, lo svantaggio qual è? Che tutti e due devono essere online. Cioè, se questo è offline, il messaggio va qui. Lui si collega, se lo scarica magari lo leggerò mai. Lì invece no, devono essere online contemporaneamente. Altrimenti niente. Allora, quella è la cifratura standard, simmetrica, quella là invece è la 2048 bit con l'LSA. E la cifratura, lo scambio di chiave è quella di Diffie ed Hellman, quella diciamo usata pure nei browser. Quando vai su questi siti cifrati. Poi quanto è sicuro Telegram? Sul sito dicono se vuoi dimostrare che è insicuro puoi prendere parte alla nostra competizione Crack Contest, se riesci a bucarlo ti diamo $300,000. Poi le differenze con WhatsApp. Quali sono le differenze? Le cose che hanno uguali Telegram le fa meglio. Telegram c'ha l'username. L'username è univoco, per esempio il mio è Dispatcher, nessun altro di voi può usare il mio username. Se lo provate a metterlo dice già usato. Qual è il vantaggio di usarlo? Vabbè, innanzitutto nei gruppi puoi taggare con me su Facebook, come ti chiocciola Dispatcher e mi arriva la notifica direttamente a me. L'altra è
se io voglio mettere tipo nel mio biglietto da visita, nel business card, invece di mettere il mio numero di cellulare per farmi contattare su Telegram, posso mettere il mio username. Il vantaggio di mettere l'username qual è? Che non ti do il mio numero di cellulare. Quindi io posso linkare al tizio, invece di mettere il mio numero di cellulare, dico telegram.me, mi metto di spaccio, gli do sto link. E in pratica lui viene reindirizzato sulla scheda mia, però il numero di cellulare rimane sconosciuto. E comunichiamo senza che lui sa il mio numero di cellulare. Sto che lo troveremo stesso. Poi un'altra differenza, WhatsApp c'ha tre tipi di segni di spunto. Il primo, che il messaggio è andato sul server. Il secondo, che il destinatario ha ricevuto e poi si colorano di blu, sì. Che l'ha letto. Su Telegram non è così, ce ne sono solo due. Il primo, che il messaggio è stato consegnato al server e l'amico è stato notificato, e due segni che l'ha letto. Mancano quello lì che mi dice che l'ha ricevuto. Perché non c'è? Perché essendoci più device contemporaneamente, non abbiamo uno stato di consegnato per i messaggi, perché Telegram può funzionare su tutti i dispositivi che vuole. Quindi quale di essi dovrebbe indicare? Poi, questa forse è l'unica cosa che ha WhatsApp in più rispetto a Telegram, non ha l'audio chiamata, per quanto non conosco nessuno che la usa. Non ho capito, scusa. L'audio chiamata. Lei messaggi vocali sì. Sì, messaggi vocali sì, l'audio chiamata. Ah, certo. Come se ma uscì... Ma chiamate con WhatsApp, poi. Funziona. Cioè, avete WhatsApp e nessuno di voi le usa. Che cosa? Le audio chiamate. Con i minuti ormai chiamano stesso. No, infatti non è così. Ma non è che è un'altra conferma che... Non si sente. È inutile. Comunque, dicono che... Una buona se io vado al centro e tu parli a 10, c'è un po' un problemino di comunicazione. Però hanno detto che hanno studiato la tecnologia per implementare questa funzionalità. Un giorno magari potrebbero metterlo, però adesso pensano più a migliorare questa cosa. Poi la velocità è uno dei punti di forza di Telegram. Quando lo proverete, vedete, hai ragione. Poi Telegram pesa meno di WhatsApp, se lo scaricate pesa molto di meno, quando è in esecuzione consuma meno, sia a livello di CPU sia a livello di RAM. Vabbè, capirai. No, vabbè, sono cose in più, soprattutto nei cellulari che magari consuma meno batteria. Poi l'invio dei file è una cosa meravigliosa. Con un Telegram puoi inviare file fino a 1,5 GB. Sono i 12-16 secondo me, quello di WhatsApp. Non ci fa niente. Tipo mi è capitato nel gruppo mio del nuoto che ci facciamo i video durante le gare. E se poi è un problema distribuirlo a tutti. Certo. Raga, facciamoci il gruppo di Telegram, che è un video pesante, si mette lì, ok. Uno si collega da quello del PC e se lo salva nella disk, senza trasferirlo nella micro SD, spostarlo nel computer, un casino. Può inviare qualsiasi tipo di file, non gli importa niente, mentre dentro WhatsApp sono alcuni tipi di formati. Il numero dei gruppi è 200 contro 100 di WhatsApp. Nei gruppi numerosi, qualsiasi tipo, ISO, qualsiasi tipo, non fa distinzione. Quanto è il massimo da fare? Un giga e mezzo. Poi c'hanno due cose simpatiche, gli sticker, in pratica sarebbero degli adesivi, come delle emoticon, nel senso che tu puoi creare degli adesivi, associarli dalle emoticon e scriverle nei gruppi. Per esempio, poi ci sono dei pacchetti fatti apposta, questi sono quelli di Star Wars, questo è Super Mario, per esempio questo l'ha fatto un mio amico, questo è il mio amico. Che ha associato il pollice in alto ed esce quello lì. È una cosa molto simpatica. Poi hai i bot, che sono delle chat automatiche, il cui scopo è quello di rispondere alle nostre domande e alle nostre richieste. Tipo quella là che fa il tracciamento dei pacchi. Ok,
Metto il codice non è, e mi dice ogni volta che è arrivata una estensione, mi arriva il messaggio per Pac, per esempio a Bologna, oppure in spedizione. Ah, no. Chi programma può creare il bot? Un esempio è quello che ha detto lui. Poi un altro tipo di bot è per creare gli sticker. Si chiama sticker bot, mi sembra. Tu gli dai un comando e lui ti risponde. Cosa vuoi fare? Voglio creare un nuovo bot. Lui dice incolla questa string, incolla e si crea la procedura automatica per creare. Quello che so io si chiama track bot, quello dei bug. Poi ricapitoliamo rispetto a WhatsApp. Non raccoglie i dati dagli utenti, né li rivendi a terzi, open source. Più sicuro, la sincronizzazione cloud, gli username, gli sticker, il bot è più veloce, pesa meno, ha più funzionalità che la concorrenza copia. Avete presente, nonostante sia nato 4 anni dopo di WhatsApp, è più avanti. La funzionalità nelle foto, ritaglia foto, l'ha introdotto lui tempo dopo, è stata implementata anche in WhatsApp. Non ha limite. Ha un limite di dimensione di file più grande, il numero limite degli utenti nei gruppi. Un'altra cosa che è in più è nelle chat c'è la funzione check. Facciamo finta che abbiamo una chat lunghissima. Devo ritrovare una parola chiave e vado a scorrere. C'è la funzione check. Pure WhatsApp. L'ha messa pure WhatsApp. Ce l'ha copiato. Vabbè, sapete che significa. Poi i tag che posso taggare la gente. è gratis una pubblicità, mentre WhatsApp costa 0,89 sì, annuali. I primi 2 anni quando lo installi sono gratuiti, avevo un anno in più, un anno gratis ulteriore, l'ho disinstallato. Ciao WhatsApp. Uno dice, ah, ma sei pazzo, di togli WhatsApp, non ce l'ha nessuno, questa è la solita frase che dicono tutti. Pure WhatsApp non ce l'aveva nessuno. Pure WhatsApp non ce l'aveva. No, ma è così che funziona. Ecco qua, la solita frase, non lo installo perché non ce l'ha nessuno. Poi tra gli amici ci sfottiamo sempre con questa frase, non ce l'ha nessuno. Cioè tu non te lo installi, è normale che non ce l'ha nessuno. Non lo installi, l'altro può dire lo stesso di te, ma lui non ce l'ha. Tu non ce l'hai perché lui non ce l'ha. È a cico come sono dire. Sì, ce l'ho. Comunque WhatsApp non so se lo sai, è vietato ai minori di 12 anni. No, questo non credo. Anche uguale. Ce l'hanno tutti. Non ho letto i limiti di età. Basta che c'è un numero. Mi fanno la domanda, quanti anni hai? 18. Credo di avere la lista di utenti più lunga su WhatsApp di tutti quelli che conosco. Quando dovete dare il vostro contributo, se lo volete. Perché non è un programma commerciale come WhatsApp, che oltre che essere commerciale si paga pure. E essendo stata acquisita da Facebook, che divora i nostri dati come niente, vedete voi cosa volete fare. Ma non so se volete vederlo. Non so. Questa è la versione client di Telegram per Linux. È simile a quella del telefono. Mi ha appena scritto Luigi Alfieri. Poi ci sono le emoticon con quegli sticker che vi dicevo, che sono quelli di default. Questo è il mio amico. Per esempio, se devo inviare una slide, questo è il gruppo nostro dell'altro. Io posso prenderlo, trascinarlo qui, pam, ma tutti quanti ce l'hanno. Come hai fatto? Scusa, non lo prendo, lo trascino. Ma se mi una foto sul computer, mi dice invia foto compressa oppure seconda opzione non compressa. E queste sono le sessioni. Allora, la domanda che mi hai fatto tu. Allora, Android, questa è la mia sessione sullo smartphone. Questa è la mia versione attuale usata lì e questa qui è la mia versione usata a casa, sul fisso. Da qualsiasi dispositivo posso terminare qualsiasi sessione. Quindi tu mi hai detto su due smartphone può usarlo contemporaneamente. Si mette di nuovo il numero, arriva l'SMS,
si mette in automatico il codice e si crea la sessione. Puoi avere varie sessioni contemporaneamente. Se metti che mi scorto che magari a casa qualcuno può andare a leggere le mie chat, se ci clicco qui in X, si disconnette proprio a casa. È molto pratico, fenomenale. È la stessa cosa dal cellulare, posso vedere tutte le sessioni, l'IP e tutto il resto. Se vado a vedere le informazioni del gruppo, riescono i media condivisi. Tutti i media che sono nel gruppo me li ritrovo qui. Senza andare nella chat, vediamo dove era quella foto, dove era quel video, posso andare alle informazioni del gruppo e escono tutti qui elencati i media presenti nella chat.